Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Che ansia. Allora, credo che per 2 minuti ci tocca parlare da soli, perché abbiamo 2 minuti di stream delay, dato che è obbligatorio per giocare il torneo. Quindi facciamo un piccolo monologo, spieghiamo un attimino cosa succede e cosa non succede, e dopo che si parte. Esatto. Allora, stiamo iniziando il Full Skirmish. Per chi non lo conosce, torneo europeo di Fortnite. Siamo stati invitati, sono stato invitato come entertainment, quindi come canale di Influencer. intrattenimento che appunto fa una live con tanti spettatori. Quindi non siamo i pro player incredibili, però giochiamo con un pro player francese, non sa benissimo l'inglese, io faccio schifo in inglese, quindi almeno ci troviamo bene in quello. E fatto sta che dovrò parlare ovviamente in inglese per poter giocare insieme a lui, e di conseguenza questo qua è il mio compagno. Abbiamo iniziato a giocare ieri insieme, abbiamo deciso un'ora fa dove scendere, dato che purtroppo i tempi con Fortnite sono sempre ristretti per questo genere di tornei. E di conseguenza vedremo un po' come va. E sono abbastanza preoccupato, però sarà Ma comunque dai! divertente. Durante i match non ci sarà la webcam, perché così almeno provo un minimo a concentrarmi, non devo pensare all'inquadratura, eccetera, eccetera. No, ci sta, dai, è una cosa E seria, appunto la quindi. live sarà in inglese. Magari in certi momenti fuori dai match cercherò di chiacchierare un pochettino. Mi muto dal Discord così lui non mi sente parlare in italiano e magari chiacchieriamo un pochettino. Però in linea generale dovrò parlare parecchio in inglese. E allora, siamo in live da 1 minuto e 30, quindi fra poco ci sentirete. In ogni caso Comunque. abbiamo messo anche Gongs come moderatore, così vi può far Server compagnia e password. chiacchierare un pochettino con voi. Eppure Eni dovrà aver impostato, però ancora non mi ha risposto, quindi se poi potrà ci sarà anche lui eventualmente per farvi un po' di compagnia, chiacchierare in chat. Io ovviamente controllerò la chat, quindi riuscirò a leggervi e Steph dovrà giocare. Ah, sto cercando di leggere questa roba. Ok. Ok. Stanno avvisando Steph per robe del torneo. Esatto. Che ci siamo, Stefano, E ci credo di sì. siamo. Allora, io devo fare quello che devo fare. Ma ti Quindi ucciderà il tuo mate, Steph. devo Cioè. mettere questo. Questo è il suo. E gli devi mettere quello dei cavalieri. Quello dei cavalieri, oh Steph. Dai, sì. Sei un Red Knight, porca miseria. Ah. Merito di morire solo per la skin. Diciamocelo. Le stelline, perché sappiamo che arriva dallo spazio chi ha pelucenti. E Ok, arrivano i primi sono sub, quindi arrivati deve i essere primi che boss, siamo. quindi direi che siamo automaticamente in live. Fra poco credo che avremo la prima parola chiave, quando rientrerà lo schermo nero, perché sto inserendo la parola chiave per giocare il match, eccetera, eccetera. E fra poco scomparirò e inizierò anche a parlare in inglese, perché adesso è giusto che mi smuto e inizio a chiacchierare con lui, che immagino sia un po' in ansia come me, quindi. Sì, Preparatevi all'inglese di Steph che equivale a quello raga. di Renzi, proprio. Allora, non mi vedrete in webcam, ma io riderò insieme a voi, Bene, quindi non non vi voglio nulla vicino preoccupate. al mio Dai, mouse. tranquillo, E ho la tolto notifica è sotto. arrivata perché secondo me ci sono pochi ciao. Mi sa di no, Steph, per Vero? ora no, Vabbè, sì. lo sappiamo che Fortnite porta sfiga. Quando c'è un evento importante la notifica non arriva. Allora, in ogni caso, questa via devo togliere anche questo. Inserire la prima parola chiave perché sono quasi sicuro che l'abbiano messa. Non è vero. Ok. Ultimo minuto. Please leave the game. Ok. Perfetto. Ok. Uff, ho tolto questo troppo presto. Allora, ok, io mi rismuto e si inizia. E si inizia, e si inizia. Ok, tutto a posto, mi sa di sì. Ok, prima parola chiave. Quindi, un attimino. Devi censurare tutto, Steph. Esatto. Andare qua, inserire questa, fare così, fare cosà. E mettere ready. Rimettere E rimettere lo schermo. lo schermo. Ok. Ok, allora mi smuto su Discord. Ciao, Ferra, dopo. Ciao dopo, io tanto guardo, quindi sei Ovvio. sempre qua dietro, fa la presenza. Here I am. Ehi! Ok, we have the key. So 5 minutes and we start. Yeah. This skin is the skin of the channel, so I have to use for the tournament. Okay, no problem. It's my It's skin, the blue PS4. my is so bad. I think that is the first time that someone use this skin on this Okay. tournament. Ok,
Ok. The match will start on 6 p.m. and 2 minutes. Ok. I hope that we will find a spot where to land alone. Yeah. You are not stressing? Yeah, a little bit. You? Okay. Oh, a little bit. I'm ready to spam grenades on a player for take some kills. Okay, 2 minutes. Chiacchierone mentre che altrimenti qua abbiamo un sacco di pausa. Il mio compagno è francese, ovviamente parliamo in inglese perché se io parlo in italiano e lui in francese è impossibile. Al momento sono mutato. Non è partita la notifica della live, immagino, perché mettere il 2 minuti di ritardo crei qualche problema. Immagino che il motivo sia prevalentemente quello. Però dai, pazienza. Ovviamente succede sempre quando ci sono cose importanti, ma immagino che piano piano arriveranno un pochino tutti a vederla, quindi va bene così. E gioco senza webcam, raga, giusto per potermi concentrare un po' di più e non dover pensare a come sto in webcam, come non sto, eccetera, eccetera, perché ovviamente crea comunque pensieri e di conseguenza non voglio avere troppi pensieri. In ogni caso, 18.02 si starta, primo match. Non abbiamo ben deciso la location dove andare perché ieri ci siamo allenati per andare a Lonely Lodge e ci siamo resi conto che troppi team stanno scendendo lì, perché abbiamo fatto un custom match con tutti i pro player prima. Stanno scendendo troppe persone lì, quindi abbiamo bisogno di cambiare location, perché là probabilmente ci scenderanno tipo 3 team, roba che neanche a Tilted ci sarà così tanta gente. Quindi dovremo improvvisare un po' la location. Abbiamo intenzione di andare comunque nella zona di Junk Junction e vediamo un pochino se abbiamo un po' di fortuna e troviamo almeno un posto dove prendere qualche arma prima di dover sparare, insomma, perché ovviamente quella è un po' la preoccupazione. Comunque avete Gonks, Nat e Deni che chiacchierano in chat con voi, rispondono alle vostre domande e io penserò soprattutto a giocare. E credo che ci siamo, perché 18.02 però ancora non è startato. Ok, they are saying that the game will start soon. I think yeah, that they, wait to stream. They are having some issue with the broadcast, yeah. Yeah.
Come on. Yeah, it's so long. Yeah. A quanto pare c'è un po' di ritardo perché la live, quella ufficiale del commentary inglese, non è partita o comunque stanno avendo un minimo di ritardo. E quindi stiamo aspettando quello. Ci voleva giusto per aumentare l'ansia così allo start dei match. Siamo già a 3 minuti di ritardo, però dai, credo che fra poco si parta. Nel mentre vedo che state un pochino arrivando, per chi sta arrivando adesso non è partita la notifica della live, quindi siamo soltanto 6500 quando normalmente siamo 20.000. Mi dispiace perché è un evento figo che è bello da condividere con voi, però YouTube cambia una minima cosa, ovvero il fatto che la live ha 2 minuti di ritardo ed esplode tutto. Quindi niente, dobbiamo piano piano salire di spettatori così e sperare che si accorgano tutti che ci sia comunque la live, anche senza la notifica. E per il resto parlerò in inglese perché appunto chi non c'era e niente, sono senza webcam soltanto durante i match, quando non c'è il match chiacchierò con voi e la rimetto, così almeno un pochettino ci vedete e si chiacchiera. Fare comunque a fianco a me Sì, che ragazzi, ci sono, è pronta a gliel'ho guardare. anche scritto nei commenti, ragazzi. Io ovviamente parlerò poco perché è un game importante, non voglio disturbare Stefano, non voglio disturbare il suo compagno, Tanto morirà lo ovviamente. stesso. No, ovviamente per rispetto, quindi parlerò nelle pause e ogni tanto vi scrivo in chat, quindi ci sono, non vi preoccupate, sono qui dietro. Ok, vediamo forse qualche aggiornamento. Still waiting. Inizieremo Yeah, che presto. ansia! Che inizio! Se c'è una cosa che odio sono le pause così, le attese infinite ed eterne. Però dai, almeno si chiacchiera e mi dimentico. Oh, ci siamo! Mi muta. Cioè, mi smuta, anzi. Here we go. It's starting. Yeah, let's go. Starting match. Let's go. Yeah. First weapon, epic scar. Yeah. Easy. It's a good boost for play the north map. Yeah, true. That's nice. Let's see. So our options are Amtidius, the castle, Junk Junction, and the factory near to Junk Junction. Okay. Okay, let's go. Let's go. I think one team anointed. Okay. For now, I don't see too many people. One team Junk Jackson, probably. One team small factory. Okay, I think that the You have the castle is castle? safe. Yeah, okay. Let's go. No, one team here. Oh, fuck. They are taking the rift, I think. Okay, they go away, they go away. Okay, wait. Yeah, you go junk. Junk more people. Okay. I have a shield and a medikit for now. No weapon. You have two rift. A green paste. You have Nice. one team undaunted? You don't see? I don't see from here. I think that it's safe. I don't know. Okay. Just loot fast and go and chill. Yeah. Okay.
gun. As for refill. Okay, two big shield, so we can take one for that. Oh, a sniper. Can take it. It's Destiny. Yeah. Okay, explosive. Take that. Big shield, yeah. Thanks. And I'll go fast rotate on the shield. Yeah. It's hard to farm here. Yeah. It's safe and dead, go. Okay, I'm coming. Oops. Nice, okay. Nice. Check here. Okay, bandages. I have one med kit. Okay, I have one too, so we can stack. Yeah, let me stack. Okay. One chest here, let's see. Be careful, Jack. Another big shield, I use. Yeah, nice. You stack your bandages? No, for now, no, but I can take it. I hope that we will find some shield. Okay. We have two house on suit to loot. I have 5 bandages and 1 medkit. Okay. Where is your medkit? I drop it on 60. Do you see? Take advantage. Oh, sticky. I have 9 sticky. Nice. Whoa. Scar? Epic? Legend Scar, silenced one. Wow. And SMG, so that is good. And we have a slurp, I think that you can use. Okay, come. I need SMG. Ooh, the shotgun. Do you want a silenced pistol? I have one slot. Okay. Oh, car. I play it. Okay. Okay, we are not too long around. The slurp is here. Okay, let's go around. Let's go. Oh, one chest on the car. Yeah, nice. Do you wanna loot these two houses? What? This house. Do you wanna loot it or run for the zone? Okay. SMG here. Yeah. It's okay, fine. On the first floor. Yeah, you don't. Ooh, minigun? I can't stack. Ah, yeah. Drop it, please. Yeah. Thanks. Ooh. Okay, you I have a free mini. Let's go run. HE5 player, what the fuck?
So much. Goju, let's explode. It's of your team, right? Yeah, be careful. How many minis you have? Do you see the build on salt? Yeah. Okay. Oh, he's fighting you. Southeast, I think. Yeah, I see them. They are on the shadow power. Okay. Just sud. Take the top mountain. Yeah. It's probably not loot. Okay. Oh, see. You see the stairs? Yeah. He's looting. I have 3 med kit. Okay, let's go run. Oh, you have a rift to 200. Yeah. Oh, one player. One okay, player on zero. Don't shoot him. Yeah. Too sneaky. Another one on the southwest. Yeah. Yes. They are fighting. I don't know. Yeah, we can laser the first guy. No, the second. Go. Okay, go. No shield. Wait. Grenades. Oh, down. One down. I hit one with the grenade. On top, be careful. Okay. I need to stop the fight. Just loot the guy. Yeah. Two minis. Coming. I drop. Okay. We need to fear the guy. Oh. Let's go for the... Yeah. Let's go in zone. Yeah. Right now, 3 mini shield. Oh. Okay. Can take the pool. Can you stop, man? Can I have 1 mini? Yeah, sure. There we go. Yeah. I take and go on the side zone. Oh! Hey. Careful! Where it was I? On the bathroom? Oh good my job. God. Yeah. It was on the bathroom. Oh, come on. Yeah. Ha. No problem. We need 2 more kills. Yeah. Accidenti. Cioè, stavamo giocando bene. Che sì. Penso fosse quello che avevamo già fightato. Che essendo rimasto solo, si è chiuso lì dentro disperato. Sì, non ha fatto nessun suono, raga. Si è mosso soltanto per shotarmi. Ma vabbè, vattelo ad aspettare. Vattelo ad aspettare. Però questo genere di cose sono normali in questo genere di tornei. Quindi ovviamente devo un attimino abituarmi e vedere un po'. Peccato perché eravamo già con 2 kill, ne servono 4 per fare un punto in questo torneo non è poca roba, quindi dai, vediamo se comunque riesce lui che è davvero bravo, speriamo per il meglio, facciamo il tifo per lui. What? Ah. What the fuck? Oh my god. They are the team of the mountain, I think. That last one. I assumed the rift, but... You didn't take? Yeah. They probably follow you for take the kill. Yeah. Oh, 2 kills. Not bad. It was a good match, but the man on the bathroom was... Unlucky zoned. Yeah.
but it's great. We have a free spawn. Yeah. It's very good. Yeah, yeah. Anti-deals free, it's very, very good. Yeah, yeah. You can split, you can take a castle and I go and chain. Yeah, and if chain. Someone got to you, I can shoot from Aig, so it's hard for them to fight. I don't know, we need to kill the match? Yeah, because it helps for the lag of of the server. I know. Okay. Okay, not... Damn. I'm so sad. No problem, no problem. How many points points do you think that we need for get the top 10? Something like 7? Okay. I don't know because it's hard to make points, but I think that the top 10 is not so easy. No, no, no. It's very difficult. Oh my god, that laser in your stream, what the fuck? Ai 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 ai. Che peccato, che peccato. Sì, stavo scrivendo... Raga, abbiamo 6 match da giocare. Esatto, quindi lo stavo per scrivere ora è in il chat, primo di 6 match che giochiamo e di conseguenza è soltanto l'inizio. Il discorso è che con un inizio comunque così buono non era male andare a portarci a casa fin da subito un punticino, perché è un tipo di torneo dove fare dei punti è molto difficile. Almeno 4 kill nel totale del team per fare un punto, almeno 7 kill per farne 2. Insomma, non è facile fare dei punti. Quindi portarci a casa un punto sembra poco, ma in realtà sarebbe stato una buona roba. Quindi è stato un peccato beccarsi il camperone nel bagno. Non mi dimenticherò mai il nome. Era The Gambit, quindi io e lui siamo nemici. Te l'ho segnato ormai. Chi ha Pelucenti la cercherà mentre giocherà i prossimi match. Sono i muri con le cadrà dalle montagne ed esploderà. Però dai, adesso ci si gioca i prossimi match. Non è male che abbiamo trovato un posto dove scendere, è già un punto importante. Ovviamente quando le location vanno così, cioè con le zone così tanto lontane, è normale che qualcuno ce lo incontriamo. Ma il discorso è che il primo team che abbiamo incontrato l'abbiamo assaltato. Quindi quelli lì sopra a spararci a 250 metri e questo che poi si camperà nel bagno, un pochettino è stato problematico. Vabbè, e quelli sopra, pur di farsi la kill sul mio mate, non hanno preso il rift, quindi non si sono messi in una posizione migliore e sono scesi dalla montagna e sono andati a laserarlo. Ma certo, perché sono delle regole che comunque ti costringono a fare tutte queste kill, a camperarti, perché ovviamente se per fare un punto ne devi fare 4, quindi giustamente ti chiudi dalle cerchi di fare il più possibile. Vabbè. Esattamente, infatti quella non location... Non giocando male. No, anche secondo me comunque... Ragazzi, che alla fine, cioè, è da ieri che sta giocando con il suo mate, quindi non è neanche facile giocare con una persona che si conosce poco, soprattutto con cui parli anche una lingua diversa, quindi secondo me non stava andando male. No, no, infatti dai, sono comunque soddisfatto. Leggo anche un pochino il chat. Che fate ora? Adesso si aspetta. Teoricamente possiamo guardare la live ufficiale e adesso penso che se tappo tutto lo facciamo, però volevo un attimino... E tranquillizzarmi, prendermi un attimo 2 minutini e poi si inizia. No, certo. Comunque leggo tutti che camperone. Raga, a questo genere di tornei è normale che campino, no? Non mi aspettavo così tanto. Però cioè, ha lasciato addirittura parte di loot perché c'erano proprio munizioni a terra, cose del genere. Difficile aspettarselo. Davvero difficile aspettarselo, però si va. Comunque, l'importante è cercare di riuscire ad arrivare all'endgame, quando ci si compatta tutti, camperare bene lì e poi muoversi bene là. Adesso sarà importante il prossimo match capire se Anti-Deals libero è stato un caso o se ce la lasciano, perché esatto. Le Montagnole Maledette sono un ottimo spot da lootare, quindi se ce la lasciano io andrò al castello, looterò il castello e lui si farà tutto il loot di Anti-Deals, dopodiché ci riuniamo e ci muoviamo. Se riusciamo a fare questo, siamo messi davvero bene. Forse l'unico errore che abbiamo fatto è stata la rotation che abbiamo scelto, quindi verso dove muoverci. Avremmo potuto magari farmare un pochino meno e puntare a prendere qualche rift,
Però comunque ci sta, non è andata così male. Usa lo schiaccianoci, no raga, ho promesso chiappellucenti per tutti e 6 match, quindi rimarrà chiappellucenti, questo non c'è dubbio. Allora, fatemi vedere un pochettino. Come ti sembra il compagno Steph? È molto molto bravo. È bravo, è tranquillo, non è una persona presuntuosa, di quelle, né presuntuosa né esaltata, quindi è super tranquillo, no, è piacevole giocarci. Me ne sono accorta anch'io perché è da ieri che non fa altro che giocarci, quindi ho visto un po' come stavano giocando e... Dai, cioè Steph ha contattato un po' di persone, perché alla fine cosa doveva fare? Non conosceva nessuno, ha contattato qualcuno, tipo, ehi, vuoi giocare con me? Lui ha accettato e oh, è molto tranquillo, quindi alla fine questa è una bella fortuna. E Bomberello maledetto, sì raga, la nuova skin l'abbiamo completata sia io che Fede perché è troppo bella. No, comunque non sono oggi di morale, dai, sono abbastanza tranquillo. E sto pensando un attimino a come dobbiamo muoverci nella mappa, perché la gente rimane molto tempo a fermare nelle location in cui partono. Quindi tutti i team che salgono in posti con i ground, come appunto la zona dei vichinghi, quando tu passi di lì, se devi passare di lì per la zona, sono ancora lì. E avere tutto quelle ground che ti sparano è problematico. E il cecchino l'ho buttato invece perché è meglio avere esplosivi, francamente, quindi ho preferito... Sì, ragazzi, ovviamente con il mate si sono, diciamo, messi d'accordo per prendere un certo tipo di loadout, sì. Perché infatti appena hai preso il cecchino ho visto la chat, oh mio Dio, Steph, il cecchino! E invece comunque si sono messi d'accordo per avere un tot di loadout a testa, quindi ovviamente darà priorità ad altre cose rispetto ad altre. Esattamente. Giustamente ti metti d'accordo. E infatti comunque abbiamo spammato entrambi granate non appena quelli si sono andati in turtle, e uno l'abbiamo mandato giù secco subito. Senza il team che ci rompeva le scatole da sopra, ragazzi, li portavamo a casa subito subito secchi secchi e ce ne andavamo con il loro loot. Però è normale che ci sia altra gente, perché 90 play, cioè 100 player in tutta la mappa, ognuno in un punto, c'è gente ovunque e quindi incontri gente ovunque. Non c'è mai un posto safe. È un tipo di torneo davvero difficile, ma d'altronde è il torneo più importante di Fortnite, quindi è normale che sia così. Allora, io mi sa che setuppo tutto per vedere la live. Sì, guardiamo un pochettino anche la loro live, dai, così vediamo un po'. Sì, perché loro hanno proprio detto, non possiamo stare in spectate, perché lo spectate può creare la lag. Di conseguenza hanno detto, piuttosto apritevi la live ufficiale. Però adesso devo un attimino capire come fare. Penso di dover fare così, mi viene da parlare in inglese. Per parlare in inglese stavo partendo l'inglese, anche se non ce n'è bisogno. Ci sono ancora 49 vivi, adesso questo un attimino. Questo è ufficiale? Sì, sì. Ok. Allora, un attimino che setuppo tutto. Ragazzi, per il prossimo match ovviamente bisogna aspettare che finisca questo. Non iniziano dei match in contemporanea. Cioè ne finisce uno e ne starta un altro. Quindi comunque se muori ci sono dei momenti di pausa. E qui ovviamente chiacchiereremo no, con voi. No, Fere, ha chiuso dove c'è l'isola. No. Sì, è boschetto. Sì. Vedi che c'è l'isola? Sì. No. 46 player vivi, cioè, in un cerchio del genere. È molto diverso da un game normale. No, questo non mi serve, ma ho buttato da una parte. C'è una ragazza a commentare. Ah sì? Sì, prima volta. Di solito c'erano sempre Kinzel. Due ragazze. Ok, sta avendo un po' di nomi che ci sono ancora vivi, ma sono talmente tanti al momento. Io volevo vedere un po' di gente sull'isola. Ah, vabbè, vedi, l'isola l'ha appena chiuso fuori, sì, per loro fortuna. No, ma non sarebbe male, stato lì, delirio. Sarebbe proprio stato un problema, raga. Sarebbe stato un problema. Solari Kingstar, Solari Hunter. E loro, vabbè, ci sono sempre. Kingstar è davvero forte. Secret Edomentus è ancora vivo, ma cavolo, è bassissimo di vita, poverino. Mitro, full vita, full shield, potrebbe riuscire a vincersi il match. Quindi guardatelo spesso, Mitro, perché potrebbe farcela. Ragazzi, comunque non possiamo giocare con voi in questo momento, cioè sono tornei organizzati dalla Epic, perché stanno chiedendo di essere invitati a giocare, è impossibile. Cioè è il visto? Torneo ufficiale della Epic, ragazzi. Hai visto che modifica hanno fatto? Che adesso vedi le persone attraverso i muri? Ah sì? Aia, l'hanno laserato malamente. Quindi vedi dei segnetti e capisci dove sono, ovviamente qua nella live, ovvio, per aspettarli, ovvio. Mi sa che sono morti. Mi sa che non ce la fanno. Che delirio alla fine. No, Fere. In effetti la zona si sta muovendo verso l'isola. Oh, è vero che non è detto che sia per forza fuori quest'isola.
Noi, cioè, ieri ci siamo detti, speriamo che domani nel torneo non chiuda nel leader. Vabbè, Steph è morto, quindi va bene. Pensate a Steph in mezzo a questo delirio. Cioè, vedete com'è l'endgame? Guardate quanto è piccola la zona, sono 40 player. Cioè, è proprio uno stile di giocare diversissimo. È un casino. Totalmente diverso. È davvero, davvero un casino. Bisogna in qualche modo rimanere in vita, in qualche modo evitare che ti pushino. Se qualcuno ti pusha, riuscire a dare il colpo giusto di pompa così secco. Non è semplice, però è l'unico modo. È l'unico modo per cercare di portarsi a casa dei punti. Già. Cioè, guarda, è assurdo. Beh, sono ancora a 35. Sono ancora a 35. È assurdo. L'ha laserato. Cioè, guardate nella zona, non ci stanno neanche 30 player lì dentro. Guarda il cerchio. Stanno facendo tutto il cerchio dell'isola. Però al momento una parte dell'isola è dentro. Quindi penso che ci sia gente salita sull'isola per sopravvivere. Io sarei il primo a salirci, scherzi? Sì. Beh, high ground gratis, non devi neanche buildare, quindi è gratis, stai lì sopra. Guardate che casino è la mappa in questi momenti. 33 player vivi, guardate che situazione che c'è. Mitro, ve l'ho detto che era da seguire, guardate come sta giocando in modo pulito. 45 player in quella safe, perché ovviamente loro vedono in realtà. Guardate la mappa con i noob. Sì, vedete che, cioè, che magari voi prima avete scritto camperone, però vedete come giocano. Perché ripeto, con sta regola. Ah, adesso ti fa vedere anche di che club. Camperone ovviamente era per il tipo del bagno. Sì, ovvio, dicevo per quello. L'hai visto? No, non ci ho toccato. C'era il simboletto qua che ti fa vedere di che club sono. Cioè, per un attimo è apparso, mi sembrava fosse il tuo. Mi sa che il server sta laggando in una maniera impensabile. Quindi anche rimanere fuori dallo spectate mi sa che non è servito. No, vabbè, sai, secondo me l'isola ti fa laggare. Vabbè, anche tu hai ragione, è una zona nuova. Guarda, non riesci a lottare il tipo, No, ma infatti, che cos'è sta infatti, roba? Infatti, secondo me, ragazzi, sono le regole. Cioè, nel Storm e Skirmish erano riusciti a trovare delle regole un po' più equilibrate. Non so perché hanno messo queste. Che questo, ovviamente, essendo così difficile fare un punto, porta molto a camperare. E camperare con tutte queste costruzioni vuol dire lag in endgame. Cioè, guardate come stanno giocando. Considerate che il mio mate ha vinto diverse volte dei match nelle varie settimane, sia del Storm e Skirmish che del Full Skirmish. Comunque, è uno che ha fatto grandi numeri durante i tornei. Io non ho idea di come si possa gestire una situazione del genere. Cioè, c'è talmente tanta gente che come eviti che uno ti rushi o ti laseri? C'è troppo. Guarda. Cioè, lui stava pensando a uno, gli è arrivato un altro dietro. Non fa, non li puoi fermare. Il nuovo cerchio, 18 vivi. Guardate. Sono perfettamente sotto. Guarda, c'è il Shadow Power. Che casino. Perfettamente sotto l'isola. Cioè, quasi sotto l'isola, sì. Delirio. Un lato. Delirio. Sì. Infatti c'è gente sopra. Ovviamente. C'è gente sopra. Vabbè, però questo col potere è ottimo perché trapassi tutte le costruzioni e quindi ti posizioni dove ti pare. Se vuoi laserare qualcuno che ti serve una kill, non è male. Vai. Pum pum. Figata. Questo è nostro. I Fortnite non hanno il logo rosso, i tuoi. Hanno fatto due con elmetti e cose così. Quello era un elmetto più vichingo. Il tuo mi pare che sia quello con l'elmetto. Non lo so, aspetta. Pensavo non avessero fatto cose simili per evitare problemi. Aspetta che cerco. E poi perché di questo non c'è il simbolo? Non sanno chi è. No, non lo so. Infatti ogni tanto appare, ogni tanto no. Allora, vediamo il nostro club. Salary Kingstar. Quanto è forte Kingstar? Tantissimo. Cioè ogni settimana. Ogni settimana è sempre lì. Al momento solo lui ha 4 kill. Noi abbiamo l'iconcina del cavaliere. No, cioè follia. Cosa deve fare questo adesso? Che ne so. Cosa devono fare? Cioè, cosa fa in questo momento? Eppure Kingstar e Mitro, ve li ho nominati, sono sempre lì. Quindi non è fortuna se loro riescono sempre come un orologio svizzero. Evidentemente il modo di gestirla, il punto giusto dove stare, esiste. Però non è visibile agli occhi di un staff. Proprio neanche per sbaglio. Ma neanche agli occhi di tutti i pro, se poi i nomi che leggi alla fine sono sempre gli stessi. È vero, effettivamente lo farebbero anche tutti. Anche tra l'elite, cioè comunque l'elite dell'elite. Guarda, è assurdo. Solo Kingstar 5 kill. 9 player vivi, così in relax. Lui è un mostrollo. Ha già vinto il torneo praticamente, perché hanno già fatto forse 2 punti di kill, perché non so quanti ne ha il mate. Sono noni, quindi vuol dire che hanno già preso un punto di posizione, perché la top 10 prendi un punto. Fortissimi. Comunque sì, Steph è il coso rosso. L'altro sono i Rift Riders. Ah, ok. Però alla fine non si vede da nessuno il simbolo. Infatti non lo so perché. Che lag.
Klag! Cosa sta succedendo a questo tizio? Ti prego, amico, non cadere da lì. Vediamo chi se la vince. Solary Hunter comunque 3 kill. Kingstar ne aveva 5, no, 8 kill. Atlantis, Mitro. Guarda, Kingstar, Mitro, Devik sono sempre loro. Kingstar non ce la fa a curarsi, peccato. Peccato. Quello di sopra ha vinto, quello che stava solo? Sì. Gym Master TV, quello che stava lo solo. Lo stavamo vedendo tutto il tempo, alla fine ha vinto lui. Sì. Solo Soletto. Vedete, alla fine rimane in vita chi riesce a curarsi. Stando nella zona, chi riesce a curarsi. È strano, ragazzi, è diverso come. Cioè, lui praticamente, non avendo cure, ha spammato per farti la kill. Ho fatto bene. Sì. Alla fine era quello più in alto, se l'ha giocato. Non so chi sia. Ah, è una streamer questa, ma giocava anche Kitty Plays. Te lo ricordi che ne sì, ha praticamente nei server americani, nel torneo americano, lei l'ho vista giocare, per quello la conosco. Ci sta. Ci sta, dai, ogni tanto. Ok, allora a commentare. Tolgo il cattura schermo. Sì, adesso tolgo anche Fortnite. Match. Tolgo anche la webcam. Va bene. Tolgo tutto. Togli tutto. Ok. Ok. Allora, un attimino. Custom options. Al momento non si vede, giusto? No, perfetto. Steph, you have a key for the game 2. Yeah, I put it now. Okay, nice. I was looking at the end of the match. Yeah, me too. It's Master, it's French player. The floating island. Yeah. It's so bad for the end. But I see that Kingstar and Atlantis Mitro are always at the end of the match. Yeah. They are insane. Okay, match 2 will be starting in 3 minutes. Yeah. Okay, nice. Okay, let's go and cheat. Like, I think there is a lot of player at the end of the match. Yeah, it's amazing. It will be hard, but it's funny, I think. Solary Kingstar make 8 kills. Yeah, I know. And I'm pretty sure that they take 2 points for the position. Mm-hmm, yeah. It's top 3 or 4, no? Top 3, I think. He won the week 1. Yeah, I see. But he has more luck, he spawned Greasy Groove and the final zone is greasy. No problem. I hope that the lag that I see was made by the floating island, and in other zone it will be without a lag or less, I hope. Okay, 1 minute. Beep, 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 beep. The song of the epic sky. Two epic scar, please. Oh, gold scar. Yeah. I need a rocket launch. I find the gold scar, but silenced one, it's not so good. Okay, it's starting. Yeah, let's go.
Kills a good boss. I drop instant. Ooh, it's nice, the boost. Let's see if he's clear again. Good drop early. Yeah. And open. Where are we going? I don't know. The castle is taken. Okay, go junk, it's clear. Yeah. Do you wanna split? Yeah, two castle, we can rotate him on until. Okay. Ooh, nice. Bad weapon. Me too. Do you need M4? Yeah, I need it. Okay, it's here. We have a rift to go to. Okay, he takes the rift. Okay. Another one. 1 minute for you. Okay, coming. There is another rift here. It's so good. You have one rift? No, I didn't take it. Follow the stairs and take it. Do you find it? Yeah, I see. Okay. It's very good to rift. Yeah. There is a pump here, if you don't have. Yeah, I take it. I don't have. Okay, big shield. Nice. Auto sniper, if you want. Oh, yeah. For now, yeah. Okay, go small factory. Yeah? We can rotate. We can rotate to the rift of the motel. Yeah, probably. Or we can just run for farming. Yeah. It's good, I think. Green M4 here. Can stack bandages? Yeah. Yeah, the chest.
Ok, let's go. I have 300 of meter. That is good. Yeah, 400 for me. Nice. Build on southeast. Okay. So the motel is looted. Rocket from metal is not worse. Okay, they take it. Yep. Check the rift and motel. Okay. Okay, rift from the burger. Yep. Don't have a rift at motel. Yeah. Let's see, continue farming. Check the carrier. Okay. It's farming. I have good enough mat. 600 of wood and 300 of metal. Just from the wood. Yeah. Oh. New zone is bad. Can take your shadow stone? Yeah. Oh, you have a chest. Ah, nice. Scar? Do you want? No. Ooh. It's a silent scar. Hmm. You did? Bah. I take it. And the bandages too. Okay. We have 15 bandages. Okay. Take your wood. Yeah. You have one people on the shadow. On shadow rock. Okay. Go east. There is a lag? Yeah, yeah. Okay. 77 player. Yeah. We need to cross Tomato and go in Wailing Wood for Circa. Okay, yeah. Eight hundred of wood right now. Okay, it's good. There is still player. Okay, one people Tomato. Okay. Just need to go fast cross. Yeah. I see. Two. Okay.
is not looting, what the fuck? Yeah. I don't know if we have the time to loot it. I just take the chest on top of the house and just run. There is not. Okay. Two players on a suit. Shadowstone. Nice. Please take it. Okay. It's very good as a lone in Wailing. Just wait the new zone. You have two towers in the mountain. Yeah, I see. I see them. Okay, press to left. It's not good, I think. Oh, this, yes. Okay, innate. Careful. Okay. Oh, we need to cross on the sud. Okay. Follow me. Yeah. Okay, it's good. Ay. Move it, I think. Okay, I see stairs. There is a lot of player. Yeah, yeah. Just sneaky and kill on late game. Be careful. Okay. One team, I think, is circle. Yeah. Just follow and circle on here with wood. Oh my god, I have 100 FPS. I see them. The next zone is so risky to cross to that team. We can wait and choose for the next one. They're building. No. You have explode? No. I have three nades, but I don't understand. It's worse. Ooh, lag.
chase, not bad. Follow me, we go run. Okay. The forest. They are building on southwest. Okay. In front of us, 255. Just wait. Okay. Go north. They see us. I'm coming. Very good. Play circle on metal. Okay. Come. It's good. And focus north. Okay. So two players in circle. Got that lag. Yeah. Oh my god. You are good on build? Yeah. They are still there. Okay. 60 moving. I don't see him. Finish him, one kill. Nice. I see one. One hit. Two hit. It's low. A white. Oh. Ah. Yeah, they fuck. Take it. Well played, well played. Nice. Just see the next one. Okay, it's very good. Come. Okay. I think. Go play the low ground. It's better. Okay. And I have to risk for the two next zone. Okay. That is a very good plan. Someone land near to us for fight. So they are fighting can here. Loot him. Can loot him with next zone. I think it's a good plan. Yeah. Yeah, there is good stuff. I see them. One hit headshot. Okay. Contact. Okay. Oh, they are here. Stop. Okay. Don't fight. It's not good. Just waiting. Go rush the stuff. For the mat. Okay, I'm very good. I have more mats. Okay, nice. I have 3000. Just stop, extend. You need mat? Not for now, no. I have 500. Jeffy, fine. I take some stuff here. Okay, good. There is a mini shield. Okay, you can stack. I have bandages. Okay, I have six nade. Okay, one. Okay, I take wood. Not for us. I am capped the wood again. Okay, nice. On top. Oh, nice son. Yeah. Let's go. Just hit some extend on Earth, it's very good. Okay. Go play metal. Careful on top.
two people. Yeah. Take. Bad me. Okay, let's go. Go extend. North. Check behind and close. Yeah, good. Okay. Oh my god. Come north. Okay. Lag. Yeah, yeah. Don't fight. It's not good. Oh, come on. Look, the zone is very good. Okay. I see them. Done, done. Yes. I need. Susan, Susan, I take come, it. Come, come. Ucha. Yeah. Oh my god, the lag. Come on, come on, come on. I take your wrist. Oh, here, here. Good, done. Go wrist. Okay. And now? Okay. We can play the top. They are oh shooting. No no no, pick 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 pick. Yeah? Follow me. Okay. Here is very good. Oh my god, the lag. Go with me. Okay. I can't move right now. Yeah yeah. Okay, look the zone. It's northeast. Okay. We need to kill on the boss. I need. Okay. Done, done, done. Go, nice. Extend, extend. Go. On top, focus on top. Okay. Low. I'm low, boy. Oh my god. Go, extend, go, extend. You have a heal for me? Yeah, bandages. Okay. Take it. Pick up. Wait, wait. Okay. Yeah, yeah. I'm closing. I need it. Oh no! I risked. No! Oh, I failed. No problem. I failed. No, I'm no. Down. I go down. My bad, bro. No problem, no problem. Just. Oh, fuck. Oof. Just play time. Oh, he's done. Good. Just play time. You're. Ooh, oh, come on, the lag. Fuck. Sorry, bro. No. No problem. You have 4 kills. Good, no? 1 point? I don't know. We are on top 10. I fought. Sorry. It's Frog Knight, Razero and Lou. It's very good. Yeah, I see. Yeah, we take 1 point. It's very good. 1 point, huh? But I fail. Oh my god, sorry. No problem. We play it very well. And it's yeah. So funny. Thanks. I'm very happy. Yeah, me too. I muted 1 second for talking with our follower. Wow. Actually, 20,000. Wow. Yeah. It's a. Yeah, low. Cat kill, it's 1 point. GG, man.
It's load and other time because the notification doesn't work very well today, but there is still 20,000, so it's very good. Okay, nice. Mamma mia, ragazzi! Mamma mia! Che figata di game! C'ero io quando hai fatto la kill, ero così dietro da sola, muta, perché non potevo esultare. Ma cosa è successo? Cioè, dovevo usare le band? Allora, dovevo usare le band e ho usato il rift to go. Io ero lì, no! Ma vi garantisco che dubito, dubito fortemente che sia stato un suo errore. Perché, no, secondo me raga, era la lag, c'era no? Una lag in top 6 spaventosa. It's so bad, top 5 it's 1 point. So unlucky. Avete preso un punto? Non lo so, io ho il dubbio. Siete arrivati? Sesti, però forse avevamo 4 kill. But we make 4 kills and for one position we didn't take the second points, right? Yeah. Unlucky. I try to survive, but when I explode, I see... Yeah, unlucky Nate. Yeah. But if we play like that, we can do something, so I'm happy. Thank you. I go toilet, sorry. Yeah. The Red Bull. No problem. Wow, raga. È stata bella. È stata bella. No, secondo ripeto, me non so se avete visto la lag che stava lì dentro. C'era davvero una roba. A un certo punto intanto il personaggio non si muoveva. Quindi io immagino che gli ho dato le bende, lui ha switchato lo slot, ma non gliel'ha preso. Non gliel'ha preso e come ha premuto ha tirato il rift. Dai, secondo me la kill che fate è stata bella, ve la siete giocata alla grande. Cioè, io ripeto, non mi potevate vedere, ero dietro, sì. La prossima volta saprò già meglio come muovermi. Era la mia prima volta in assoluto che giocavo questa roba del Turtle. E si vede lui che ha un'esperienza incredibile. Seguire lui, raga, è stato più che sufficiente. È stato bravissimo. L'ho dovuto soltanto seguire, capire quando fare il modify per sparare. Ha davvero tanta esperienza, è stato bravissimo. Quindi sono davvero soddisfatto, è stato un ottimo match. Davvero un peccato perché potevamo fare di più, però va comunque benissimo. Vabbè, un punto me lo sono. Un punto ce lo siamo preso, in due match un punto non è male. Per una singola posizione, perché il quinto team prende un punto, noi siamo arrivati sesti. Per una singola posizione non erano due punti. Peccato. Due punti vi garantisco che in un game li prendono in pochi, raga. Perché due punti sono tanti, sì, ragazzi. Perché c'è chi va benissimo, poi gli altri punti, ripeto, con queste regole sono molto difficili da prendere, quindi... almeno uno non è male, Steph, su. Sì, raga, l'errore è stato suo, ma ripeto... raga, secondo me la lag. Secondo me... beh, l'unico errore è pensare di fare una cosa veloce quando c'è lag, ma... vabbè, ma come fai a dire che è un errore? Non essere veloce quando comunque lì eravate lui in aveva tantissimi... pochissimi HP. No, ma eravate in tantissimi, in quella zona, e ti sparavano da tutte le parti, devi stare veloce, perché sennò... abbiamo fatto 4 kill, raga, quindi siamo riusciti a prenderci un punto per la kill... e al momento quindi abbiamo una kill. Vi vorrei dire guardiamo la classifica, ma vi garantisco che viene aggiornata ogni 42.000 anni, quindi non possiamo. Allora, ok, dicono che c'è una piccola pausa e forse si stanno lamentando. Sì. Si stanno lamentando per le persone che rimangono a guardare, quindi rimangono in spectate, perché questa cosa crea maggiore lag ai server e di conseguenza il nostro endgame è stato appunto provato dal fatto che c'erano probabilmente anche gente in spectate. No, che non levava. Cioè la sta chiedendo subito anche il tuo mate. Io potevo rimanere a guardare perché se entri nella top 10 puoi rimanere a vederti chi finisce. Però, okay. Per sicurezza. Ma solo se sei nella top 10. Infatti abbiamo finito di vederlo. Abbiamo visto che ha vinto. Però soltanto per quel motivo. Altrimenti bisogna sempre levare come abbiamo fatto prima e guardare la live. Magari qualcuno. Comunque vabbè raga, è normale, ci sono tante cose da tenere a mente, quindi va bene così. Ad un certo punto ti guidava. Sì, io gli ho chiesto, gli ho detto: amico mio, tu hai vinto tornei, hai vinto dei match, hai fatto un bel po' di soldi in questi tornei, sei un pro player, dimmi cosa fare, io ti seguo senza mai dubitare. Ed è quello che faccio. Quindi è normale che lo seguo proprio. Ah, ok, vengo, arrivo. Sì, ripeto, ieri hanno passato comunque tutta la serata a giocare, quindi si sono messi d'accordo su un po' di cose, sanno come doversi muovere, quindi Staff si gli ha dato tutta la fiducia, molto forte lui, ragazzi. Quando parliamo di mats, sono i materiali. Sarebbe materials, abbreviato a mats. Beh, mats lo diciamo anche noi nei video. Io dico sì, anche che vengono mats, quindi... anche secondo me. Sì, ragazzi, scusate se lo streaming è in inglese, ma ripeto per chi non lo sa, in questo Folk Skirmish ci sono 5 club...
Vengono selezionati dei capitani, quindi non tutti giocano, ma solo chi viene selezionato per, come capitano. Questa settimana è capitato duo. E Steph, quindi, che è stato selezionato come capitano, lo ripeto 20 volte per farlo capire, è stato costretto a scegliere un componente del suo club. In pratica non si può scegliere totalmente con chi giocare, ma devi scegliere uno, esatto, del tuo club. Quindi è il motivo per cui non gioco io ed è il motivo per cui la stream è in inglese. Altra cosa, rimangono 4 partite. Al momento c'è un attimo di pausa per chi fa i commentari in diretta, quindi si stanno un attimino riposando, anche la classica pausa di 5 minuti. Abbiamo ancora 4 match da giocare e siamo a un punto. Al primo match abbiamo zippato il punto, al secondo match abbiamo zippato il farne 2 punti. Quindi devo dire che è andata bene. Però dai, c'è da dire, Steph, che comunque tu, non avendo mai giocato con dei player così forti, ti stai anche abituando al loro playstyle. Quindi magari già dal prossimo game inizia a ingranare ancora meglio. No, beh, normale, sì. Cioè, come cavolo fai a saper giocare così? No, beh, non ti capita mai. Come pensavo, io l'ho sempre visto, sempre detto, cavolo, sta roba deve essere divertentissima. Raga, è bellissimo. So che è un delirio se troppa gente, ma è divertente per essere divertente. Sono davvero felicissimo di star giocando. È una figata pazzesca. Infatti, secondo me è così che si. L'hai visto lui facendo il pazzo col minigun di tanto? L'ho visto, io. Che bello. Vedi, vedi, io a spammare esplosivi. Poi anche quando c'è Nichellatura, ho iniziato a tirare granata dalla finestra. Io, sì, bello. Tutto esplosivo. So good, so good. Vabbè, bello, bello. Sono felice, sono felice. Cavolo, quando abbiamo usato il primo rift, ho panicato. L'hai visto che casino è stato fatto? No, cavolo, qua abbiamo fatto una scemenza. E infatti lì è stato bravo lui a parlarti, a dire seguimi, seguimi, fai questo. È stato, perché un po' lo sento dalle sue cuffie, è stato molto lucido e ti ha guidato bene. Perché lì ho visto che tu eri, oh mio Dio, che faccio. Io ho visto dall'alto, c'erano due che ci miravano, lag incredibile, tutto che si muoveva fatto. E qui dove ti metti? Che, qual è il tuo punto nella mappa dove metterti? Per fortuna lì ha fatto, ok, vera. Lui essere lucido e guidare bene Step. No, certo, ripeto ragazzi, sono meccaniche nuove, ce l'avete visto anche voi. Cioè probabilmente se giocaste in un game del genere anche voi sareste, oh mio Dio, che devo fare ora? Perché è diversissimo dai game che si giocano normalmente. Ovviamente sto leggendo un po' di Discord. Sì, comunque è il Fuskirmish, abbiamo un punto, mancano 4 match e ci stiamo divertendo un sacco. Prevalentemente ci stiamo divertendo un sacco. Mi sa che ne approfitto per andare un attimo in bagno, perché non so quando sarà la prossima pausa. Ho anche già famina, però non mi posso permettere di mangiare. Lui si sta scoppiando di Red Bull a quanto pare, perché ha detto vado in bagno, colpa della Red Bull. E quindi si sta tirando le Red Bull per essere attivo, il mio compagno. Vado attimo FK. Ma è tutto attivo ancora, mi sentono? Sì, sì, ti sentono, okay, ti vedono. Ok, perfetto. Sai come non si sa mai. Dai, no, sta andando bene, ragazzi. Cioè, boh, secondo me è stra divertente. Poi comunque il fatto di essere stati invitati è fighissimo. Anche se non posso giocare io perché non si può scegliere il compagno. Però sono molto contenta che Steph possa giocare. Alla fine è un'occasione importante, quindi, boh, è divertente. Ci sta, Nami, devi venire a salutare. Quando non c'è Steph, deve venire sempre a salutare. Ciao Nami, sei contenta che Steph sta giocando al torneo? Fatto un punto, Nami, fatto un punto. Andiamo un pochettino anche alla chat. Allora ragazzi, vi rispiego anche un pochettino le... Stai ferma. Le cose, io quando scrivo nella chat che vedete il nostro canale sono io. Perché io praticamente, anche se non vedete la webcam, sto dietro di Steph. Ovviamente non parlo perché non voglio disturbare anche il suo compagno, perché altrimenti mi sentirebbe parlare e quindi magari li posso distrarre e far sbagliare in un game, cosa che non vorrei mai. Quindi, ah ok. Quindi niente, anche il motivo per cui Steph non sta utilizzando la webcam durante i game, perché ha detto che comunque si vuole concentrare, non vuole stare a pensare a come si vede in webcam. Giustamente ragazzi, dovete anche capire che è un torneo molto importante. Oh! Sta sbagliando Steph! Titta! Titta! È diventato scemo il cane. E quindi niente ragazzi, è normale, poi... Basta, Nami, stai facendo solo casino. E via. Beh, cuccia. Perché sta abbaiando il cane? Non lo so, a te stava abbaiando. Ti sentiva parlare e ti abbaiava. E quindi ragazzi, ripeto, la webcam. Due match su 6, fare pericolati che loro sentono 2 minuti in ritardo perché c'è la stream delay. Io provo a spiegare, Steph, provo anche a scrivere delle cose. Infatti, meno male, ci sono Gonks, Nat e Deni che mi stanno aiutando un botto in chat, perché sennò impazzirei da sola. Quindi ci sono loro come moderatori che chiacchierano. Mi sa che ci siamo. Allora, quindi, via questo. Via questo. Prendi il gameplay. E ci andiamo a prendere questo, che poi in realtà... Adesso è coperta la parola, quindi in realtà non dovrei neanche nasconderlo. Vedi, come fai a vederla? Ah beh sì, ottima sta roba, l'hanno fatto per i tornei, sì.
Okay. Sta dicendo Steph che quando si inserisce, vabbè, ti smuti? Sì, vai, vai, mi smuto. Scrivo. Ciao, Fede. Bu-bu. Sono in ansia. There is a key, bro. Dov'è Discord? Yeah, yeah. I make it. Ah, ok. Sorry. I was talking with our follower. Ok. They are so happy for this match. No, I fail. Nah. You made very well. I just follow you and you made an awesome place because... No, it's great. You take one kill, bro. It's very good. I'm happy, I'm happy. I'm sad that I didn't find grenades because I think that during the end game was very good, take it, but yeah, I didn't find it. Very, very good in late game. Yeah. It's broken. I had the sniper and the bandages. Yeah, snipe is good on the mid or early game. Yeah, but if I find grenades, I take it. Yeah, okay. It was a bad zone. It's really good, and you take a top 6, 4 kids, very good. Yeah. Just we need a zone, and we can farm and other stuff. Yeah. We need more metal. I end it during the end of the match. Yeah, yeah. Okay, 2 minutes. Okay. I don't have a scoreboard. Me neither. But they are making in real time. This okay. Because I don't know. You are 16, bro. It's good. Ah, 16. Yeah. Nice. Al momento siamo 16esimi con un punto, però vengono considerati anche fattori di quanto resti in vita e altre cose che hanno spiegato. Comunque ci sono tanti fattori, quindi a parità di un punto con altri player al momento siamo 16esimi. Questo per farvi capire che fare un punto sembra poco, ma in realtà è tanto. 16 su 50 team è very good e la top 10 va a premio. Quindi comunque per ora non è per niente male, raga. Sono felicissimo, comunque un minuto e si starta. 1 minute. I'm ready. We need to llama dance. Yeah, yeah, yeah. Okay, let's go. Yeah. Ooh. Sure. The boost is good. Yeah. The boost is so bad for shoot map. Yeah. Oh my god. What? A lot of people dropping. Yeah.
Here we go. You are alone in Newcastle. I go and cheat. Okay. And one player going Newcastle or junk? I don't know. I think that I drop here. Okay, he's going junk. He's yeah. Alone, what the fuck? Yeah, I see. Two oh no, it's two player on junk. Okay. Careful. Yeah. Yeah, P90, it's good. Nice. It's the llama dance. You need to scare a pig for you. Right now, I have a true. Oh, yeah, I headshot him with AR. Nice. It's HP. They are junk junction, yeah? Yeah, junk. Okay. Oh, I have two big bot. SMG, nice. I have SMG blue for you. Oh, nice. Oh, minigun. I have three big shield. Okay. The zone is terrible. Oh my god. We have a rift. I have to check it. I don't know if we have here. Two big shield for me. Three big shield for me. Oh, you too? Yeah. The fuck? Yeah. And that's Lurp too. Okay. Oh, come on. I have one medkit. I don't have a surrifer. I have a white one. I don't play as a rifle, take it. Okay. I'm good with Benachi and shotgun. To loot here and I will check for you have a med kit? For the rift. I have a three big shield. Okay. Me one. Okay. I loot fast and come for take rift. Yeah, I'm looking if we have. Look at junk. Yeah. I think that we don't have a rift here. Okay. I see them. They are still farming. Okay. You don't have a rift on top? No, I'm looking better. But I think that we don't have. Oh, okay. Yeah. We have one. Okay, nice. I'm coming. Yeah, I'm farming wood. I have two big ships. Okay. Five in total. Wow. I don't know if they try to take it. Just covering. Yeah. I'm coming. Okay. Yeah, they are coming. They take it. Oh, fuck. Oh, damn. Can you come? Yeah, I'm coming. Damn. Go run. Oh, bad timing. We can use that. I'm not happy of that. Look me. No problem.
I have to. It's more dangerous. Yeah, I don't like it. Oh, try to burger. You don't have heal. I just have one med kit. This is bad. Yeah. They take a rift from the motel right now. Okay. Another one? From the burger. Damn. My god, please don't shoot one people in the park. Okay. I see. This is bad. They take every rift of the burger. Yeah, fuck. Just run. We don't have metal because there is a launch pad on the vending machine. Yeah. I have 300. It's so low. Yeah. One team. Okay. Good luck. I'm solo and Matt. Me too. I'm a keyzone every game. Three times. They are shooting. I see them. The where? Mountain of the okay, just shielded. Southwest. Okay. Ooh, go to Steve. It's easy. Oh yeah. Oh, I don't have a sorry for. Sweet. Okay, good. Okay, sticky me. I'm shield. Okay. Oh, he's backstab, no? I don't know. Damn. Not good. No. Oh, another team! Oh, behind, yeah. You can run? Yeah, we come can on. Try. And there is the water, yeah! Go! Yeah, it's done. Oh, nice. I finish him. I use two shield. And go run. Just run. Okay, well played, bro. Nice, very nice, good nice. Fight. I take the grappler and coming. Okay. Oh my god, I have a chew of wood. Oh. Yeah. Okay, one team 70. Oh. Go right I see them. Oh, on top mountain sud. I'm so poor. You don't have a mat? Nothing.
Oh. Something like 100 of total. Coming. They are shooting me. Oh, okay. From loot list. You can camp him. Just wait him. Okay. Do you have medium ammo? Oh. yeah, 18. I can drop Okay. Where is? In front of us. Do it. Be careful, nade. One low. Okay. No shit. Oh, behind. Careful. Yeah. We need to rush him. Okay. He's low. Here. Oh. Ah. Nice. What? You one shot me. What the fuck? 5 kills. Alright, Jigsy is a French player. So unlucky. This match was terrible. It's a bad zone every game. Yeah, I was without materials and without medium ammo. And you without the M4. That it's insane. He's dead, oh my god. It's noob, oh my god. He died in the storm, man. He loot me and he died in the storm. What the... They take 1 point from us, but no problem. So unlucky, wow. The mistake was that I let them take our rift. But it was so far from me, because it was on the middle of the mountain. Yeah. Ai. Che schifezza. Terribile. Lo so. Proprio non c'era nulla. Abbiamo dovuto fightare lì, non so neanche come ne siamo usciti vivi. I let him 20 HP. Yeah. And he's going to shield and he killed me. Unlucky. Ah. We made a good fight near to Tilted, but it's very impossible to survive from that. Maybe our goal in a situation like that can be try to take 4 kills and make 1 point. Yeah. Allora un attimo e mettiamo questa qua. E vabbè raga, capita. Cioè... capita 3 volte che la zona è così lontana da noi, è un po' un problema. Io quel rift ero indeciso se loro l'avrebbero puntato, perché loro da Junk Jackson avevano tranquillamente anche quelli del motel. Non so se hanno puntato quello non sapendo che ci fossimo noi o pensando che noi fossimo già andati via, ma per loro è stata una mossa rischiosissima, perché io su di loro avevo le ground. La sfiga era che il rift ce l'avevo in mezzo alla montagna, certo. E quindi o non formavo mazzi, e avete visto già quanti pochi ne avevo, oppure e quindi non formavo mazzi, rimanevo lì e li laseravo, oppure appunto l'avrebbero stirato. No, ancora no. Adesso faccio così e si vede. Mi, chi c'è? Yarl. Ciao Yarl. In chi sto giocando? Con le 4, non so chi sia. Prima si è visto, li hai visti? No. Il team del tuo compagno. Go Yules, quelli Go sono il suo team. Perché è un pro player. Loro ci hanno killato nel match prima di iniziare il torneo. Sì, me l'ha raccontato. Però loro non lo sanno. Mi ha fatto ridere. Allora, un attimino. Opla, ok. Vediamo come finisce.
finisce, vabbè. Fuori zona così tanto. Non avevo materiali vai, perché quel posto fa schifo. Pochi colpi perché abbiamo dovuto fare un fight difficilissimo. Cioè, il fight è stato bello. No, no, certo. Cioè, i tipi avevano high ground su di noi, avevano molti più esplosivi di noi e li abbiamo lo stesso killati. E noi avevamo un team dietro, che di fatto poi quel team ha fightato loro, ma noi ce l'avevamo dietro, quindi eravamo noi nella situazione peggiore. E ci speravano. Eravate in mezzo. Quindi, cavolo, lì abbiamo fatto un'ottima place. Purtroppo, però, eravamo talmente messi male che non è bastato. Da. Non è facile quella zona, non è facile. Perché al motel, l'hai visto cosa fanno? Cioè, un team prende tutti i rift. Perché li toglie agli altri team. Lo sanno che tutti devono passare di lì. Poi già ora che sono pochi, alla fine ti tolgono i pochi che sono rimasti. No, sì. L'ho visto. Prendono tutti i rift. Proprio te li tolgono tutti. Quindi alla fine se tu ti devi muovere, sei lontano, te li trovi malissimo. Che peccato. Mi dispiace, ma ovviamente questa parte qui è quella dove non ci puoi far nulla. Nel senso, è la parte di coincidenze. Yaron nel mentre sta facendo i buchi. Quindi good job a lui. I buchi nei player. È contro Kinzel. Che è forte comunque. Infatti se l'ha portata a casa. Goodbye. Però vedi, magari fa delle kill, arriva un altro. Vedete, anche tra le persone forti. È molto strano. Sì, ma infatti o riesce ad andare nel posto giusto, che è questo, c'è un casino. Oppure rischi un sacco. Che ci fanno vedere? Vabbè dai, ci sta, Steph, secondo me già te la stai giocando e... Vabbè, comunque hai visto sei che... Sei per te comunque che è la prima volta che fai un torneo, cioè devi contare che comunque gli altri non hanno tanta più esperienza. Sparando è azzerato comunque. Sì, no, stai sparando bene, te la stai giocando bene, però ripeto, cioè tu è la prima volta che te lo giochi, gli altri hanno molta più esperienza in questi tipi di game. Conta anche quello. No, ma infatti sono soddisfatto, mi dispiace il fatto che il torneo di Fortnite è organizzato che tu vieni a sapere le cose al giorno prima letteralmente, cioè io ho saputo che ero capitano mercoledì, giovedì ho cercato le persone, ho dovuto aspettare alla sera per trovare il teammate perché la mattina non c'era nessuno sveglio eccetera eccetera, oppure sono al lavoro comunque cose del genere. Non c'era nessuno quindi connesso. Io domani, cioè ieri tipo alle 5 di sera ho scoperto con chi giocavo. Cioè, come a quel punto come puoi decidere dove scendere e imparare a giocare insieme? È un bel casino. No, infatti Keto, non mi piace il posto dove scendiamo, però non possiamo provarne altri adesso. Ma come puoi? Certo, non li puoi provare mentre stai giocando. Perché il castello non dà materiali, ed è un difetto enorme. Il loot non è male, ma non ti dà materiali, quindi parti che sei messo male. Il rift lì comunque è poco probabile e siamo sempre fuori zona, che è un disastro. No, certo. No, beh, bisognerebbe saperle prima sta roba in modo tale che ti puoi fare qualche giorno perlomeno a giocare. Lui ci ha giocato 3 ore ieri sera e poi penso un'oretta oggi. Sì. Perché comunque, ragazzi, cioè, disponibilità di staff, disponibilità dell'altro, non è facile trovarsi. No, vabbè, ma infatti va bene così. Rosico giusto per la location che già non è il top, già non stiamo scendendo dal posto migliore. Se poi la zona è ogni volta così, finisce di essere un problema. Però sono felice di comunque come sto sparando e non è male. Posso fare qualcosina ancora meglio. Sto cercando di capire cosa posso fare meglio e ci sto arrivando. Però almeno sono utile per lui e quella è la cosa più importante. Sì, ma poi lui mi sembra tranquillissimo. Sì. Cioè almeno questa è una cosa buona. Perché magari molti pro gli dà anche fastidio non avere un altro altrettanto forte invece le No, sai, anche lui comunque uno abituato a scendere a Lonely Lodge. Lui mi ha chiesto, scendiamo a Lonely Lodge. E nel custom match che abbiamo fatto, noi siamo scesi a Lonely Lodge. C'erano due team oltre a noi ed eravamo soltanto in 60. Quindi abbiamo fatto, ok, cioè, lì di minimo ci saranno due team quando si gioca al torneo. Due team più noi, vuol dire che siamo 6 player in Lonely Lodge con tutti quegli alberoni. Come fai a giocartela? Cioè quasi era meglio andare a tilt da quel punto perché c'è più loot. È sempre lo stesso discorso, che non avendo avuto possibilità di allenarti. Perché il custom match, Steph intende che l'Epic ha organizzato dei custom match per far allenare. Cosa sto facendo? Sposto questo. Per far allenare chi deve giocare, ma comunque sono stati pochi e cioè per decidere questa cosa avresti bisogno di allenarti molto di più. Però vabbè, ma poi raga, c'è anche lui, come vedete, fa parte di un team, ha il suo team competitivo con cui giocare, quindi per lui l'ideale sarebbe giocare con i suoi compagni di team, giustamente, però non si può scegliere con chi si gioca e quindi diventa tutto un po' un casino. Ogni tanto c'è un po' di caldo perché abbiamo sì, le però luci. Però prima ci trovava troppo freddo, sì. Mi sono alzato lo spento. Steph, mi stai facendo ghiaccio. Dai, comunque secondo me qualche altro punticino ce lo portiamo a casa. Non so se riusciamo a entrare di turno nella top 10,
perché adesso da sedicesimi saremmo passati, penso, 25, qualcosa del genere. Però noi ce la tentiamo. Io sono carico, raga, sono carico, perché comunque si vede che è fattibile. Quindi voglio vedere un po'. Comunque c'è gente fortissima. Sì. Anche se hai notato che a distanza, hai notato che a distanza nessuno dici cavolo, è incredibile. Quando ti vengono addosso fai... No, quando ti vengono addosso, però, cioè, ti fanno tre giravolte. Nello sparare, davvero, quelli avevano i ground, non mi hanno dato hit. Io ho preso hit da dietro e a quelli lì li ho laserati. Questo è interessante, è davvero una cosa interessante. Infatti poi, è... evidentemente, contando che appunto c'è tutto questo camperarsi, evidentemente sono molto... Ah, guardate le regole. Sono molto più abituati a combattere melee che a distanza, mi sembra questo. C'è già una lag. Ha chiuso Salty Springs questa volta. C'è una lag impressionante. Poi dai, comunque dovete contare che non solo giochi con uno che non conosci, ma alla fine ci devi parlare anche in inglese. Comunque anche il suo compagno è francese e ha detto a Steph che non è bravissimo con l'inglese, così come Steph ovviamente. E quindi c'è la difficoltà di comunicazione grande, però dai. Raga, build veloce, non avevo mazze. Io ho finito i mazzi, dovevo parare le clinger, quindi se io avessi villato alto sprecavo soltanto più materiali. Quindi ho fatto rimango basso, mi paro tutte le granate e poi vediamo. Al poi vediamo mi sono arrivati quelli dietro. Poi certo, lo sapete, a villare non sono un fenomeno, ma se ragazzi, giocavo a sparare. Ma abbiamo sempre però... ripetuto, non siamo stati invitati come pro ma come influencer. Sapete che invitano una parte, cioè invitano i pro e poi una percentuale di influencer, streamer o persone che semplicemente streamano. Ovviamente ci è capitata l'occasione, cioè è ovvio che non la rifiuti, cioè mi sembra anche assurdo dire no, non gioco. È normale, Steph è stato invitato, sarà attento, se la sta giocando, no! Sta giocando anche bene. No, povero. No, però lo sparano. Ogni respiro che fa prende danno di suono. Ho visto che c'era quello dei gambit del bagno di prima, ma è morto. Sono felicissimo. Non lo dimenticherò mai. Chiuso nel bagno. Dai, io sono carico, non vedo l'ora di... Dai, comunque sono tutti contenti, sono di rigiocare. Guardate comunque, il quinto team ha 4 punti al momento. Pensate quanto è difficile fare i punti. Tostissimo. È un regolamento bello tosto. Siamo nel club dei Bandits. No, non è vero. Perché dico scemenze? Dei Fortnite. Si chiamano Fortnite Knights di Cavalieri. Perché devi dire Bandits? Non lo so. Ho problemi. Inventando club. Esatto. No, il nostro club sta andando anche molto bene. Sono finiti dentro una casa e li tocca tappezzare tutto per poter fare i modify e per essere più protetti. Certo. Che delirio. No, ma anche prima quando sei arrivato in endgame mi è sembrato di riconoscere un po' di nomi del tuo club, quindi mi è sembrato che stesse andando bene. Speriamo, speriamo. Non so poi, raga, dopo raga, questa settimana ci sono altri 3 game. Sì, abbiamo altri 3 match da giocare. Adesso quindi stiamo aspettando altri 3 match, ci sono delle pause in mezzo. Esatto. Vabbè, penso ancora che dopo questo si starta subito. Dicevo, non so se dopo questi 3 match, sto controllando se c'è già la parola perché intanto poi me la dimentico. Non so se dopo questi 3 match io giocherò la prossima settimana o quella dopo. La prossima settimana credo sia addirittura squad, quindi sarebbe un delirio ma sarebbe divertentissimo. Pensate quella dopo che parla inglese. La quinta io non mi ricordo se è duo o singolo. Se è duo penso che richiederò a lui. Quindi se non è capitano a sua volta magari gioca con uno. Sì, e nel caso mi molla malamente, certo. Vabbè, è giusto così. No, è giusto. Cioè guarda di nuovo. Penso che tu guardi Kingstar al suo team. Ed è sempre vivo. 4 kill. Arrivederci, grazie. Dove sono i miei soldi? Facile facile. Forte. Sono incredibili. Però devo dire che quando abbiamo fatto il match giusto, ho pensato, cavolo, anche lui sa proprio come comportarsi nell'endgame. Rispetto a tanti altri che si vede che sbagliano. Che sparano bene ma sbagliano la tattica. Il mio compagno, devo dire, no, che forte, lui che si vedeva che si sapeva muovere lì in mezzo. Quando l'ho visto in endgame è stato... cioè, è proprio la parte che a te mancava, perché tu questo endgame non, mai sei, fatto. Non sei abituato a farlo e lui era proprio la parte che ti manca. 13 vivi. Si vede che è abituato a giocare questo tipo di partita, era proprio forte, proprio forte. Ok. Inizio ad aver fame. Anche io, cara. Anche io, cara. Mi sa che ci siamo. Stanno dando la password. Perché noi vediamo tutto 2 minuti in ritardo, quindi in questo momento vediamo il match 2 minuti in ritardo. Probabilmente appena finito il match stanno dando la nuova parola, perché non credo ci sia un'altra pausa adesso. Penso sia più avanti la seconda pausa.
Però voglio vedere chi vince, sono curioso. Tanto abbiamo 5 minuti per generare. 12 player e il cerchio non c'è più. Non c'è più la zona. Che delirio. Occhio. Guarda questo in alto. Ci sta. Credo sia lo stesso dall'inizio. Sì, sì, è sempre lui. E qui in alto dall'inizio. Vedete poi la nuova skin, bellissima. Abbiamo fatto. Bella sto backpack, ci sta benissimo. Io quello non ce l'ho perché non ho il corvo maschio. Però bene. Oh, che fame, sto pensando solo al cibo. Kingstar è ancora qua, bellino, bellino. Full shield, full vita con 2 shieldoni e 10 shieldini. Ti hanno dato la password. Okay. Se vuoi iniziare a mettersela, ricordati di nascondere. E vai. Vabbè, ma sai, penso che ci possiamo prendere finirlo. Finisce in 7 secondi, fare guarda il cerchio. Cioè, un attimo è finito. Guarda. Tanto 5 minuti io per generare. 9. È ancora vivo lui. Almeno un punto per la posizione lo deve prendere, povero. Ha le bende. Però non è messo così male. Lui ce la fa, eh. Guarda, guardate la zona. 7 bende, è il momento. Vai Deilo. Vai Deilo. Guarda anche quelli sotto col medikit. Guardate. Chi se lo sta puntando? Chi se lo sta puntando per farlo morire? No. È morto, sì. Cioè, per l'umano. Ha vinto Hunter. Sempre praticamente il mate aveva le cure. E ha fatto: io non ho le cure. Vado a bloccare chi si cura. È salito di rampino e l'ha sparato. Ma chi sarà? Fenomeni. Fenomeni, raga. Su team i Solari sono proprio. Fenomeni. Incredibili. Allora, andiamo a togliere questo. Andiamo a togliere questo. Andiamo a chiudere questo. Andiamo qua, andiamo qua, andiamo qua. E me lo riprendo per sicurezza, che non si sa mai. Opla. Ok, se vuoi iniziare a fare la webcam, non lo so. Smutati. Beh, credo che adesso abbiamo 5 minuti. Yeah. Non è ready. We have the key. You can put it ready. Ok. Sorry. No problem. King Star win, what the fuck? Yeah. Do you see? Yeah. He don't have doesn't have heal, so let his mate healing and he rush the other guy. Two med kit and one slow. Incredible. Please look. I call you. For match, I hope that this time we have a good zone. At least one time. Beep, 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 beep. Minutes. Ok, 2 minutes. Ok, let's go.
Lamba Dance. There is some issue, I think, because the right will be launching a shortlist and bye. Yeah. We have to wait. I want to eat something. A quanto pare c'è qualche problema, quindi qualche minuto di ritardo. Stiamo a vedere fra quanto si inizia. Penso che dopo il match 4 ci sarà un'altra pausa di 5 minuti e spero di riuscire ad approfittarne per mangiarmi una pizzetta. Se arriveranno le pizzette nel mentre, perché inizio ad avere fame e il tempo per mangiare non è molto. Ok, si starta. Here we go. It's yeah, starting. Let's go. The next week is squad. Yep. Ooh. I love the squad. They made it during the summer skirmish. Or it's, no, it's the first time in squad. Wow. It's interesting. It's going to be laggy. Yeah. Let's go. Yeah. Oh, one team on dead? The fuck? Or Newcastle? Oh, I started to open the glider. Below you. I see two rift on the castle. Okay. Where are we going? For now, I'm going to junk section, but probably they are going, going to push. Haunted. Yeah. Go Haunted or Junk? Go Junk. Okay. Go Junk. Yeah, they take the caster. Yeah. Ooh, no. No? You can rotate? Yeah, I come to you. But I can't go up. What damn. The fuck? They That's change great. Idea. I don't know. Yeah. Fuck. Oh my god, look the zone. Again? Ah. Okay, okay. Rift to go. At least. I have choose lurk. Here.
I need shotgun as a result. Ok. Shotgun here. Okay. I can put. Okay. Ah, man, loot here. I have a bad loot. Yeah, me too. Go Newcastle. For take the rift. Yeah, yeah, I think that it's a good idea. We never have the time for farm. There is a mini, but you don't need that. No. Okay. I don't. Wait something. I'm coming. Do you wanna use one slurp or? Yeah. I don't see him. Beep, 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 beep. I see them. Yeah. He's farming. Can snipe him. Oh dear. I try one hit. Yeah. Do you wanna loot something? Yeah, I go loot and I need a surfer. Okay. Whoa. What? That's good. Another rift. Oh, good. We have two again. This is so strange. There is here an M4. Yeah, I need it. Yeah. SMG2. I don't know if you need. Yes, yeah, I need. Okay. You can come? Yeah. We need to take the rift. Coming. Ooh. Okay. The storm coming. Yeah, I don't know. I have to take everything for you. You run with your car. Okay, you take a big shield. I drop the weapons near and I retake my loot and we can go. Okay, coming, coming, coming. I'm running. You have run rift? Yeah. I have a very, very bad farming. Me too. I have 300 in total, so it's very bad. Too. We need to farm. Yeah. Here. It's a good spot for farming. Okay. It's inside. Yeah. You have two rift? Yeah. And choose lurp, so take one. Okay. And do you need ammo? For M4? Yeah. After. Okay, here we go. Thanks. Thanks. I have a car for you. Okay, nice.
Just farming. Ok, 300 of food. Yeah, me too. The zone. Ok, not so bad. Yeah. Oh, rocket launcher for 200 wood. I take it. Yeah, nice. I have 2 rockets. Oh, nice. There we go. Take your sniper. Can I stack the rift? Ah, okay. There we go. Thanks. Lag. Stuff, yeah, not lag. First I need wood. Oh yeah, farm, farm. There is a build battle on 120. Okay, yeah, I see. I have 500 of wood right now. Oh, it's for me. Do you need some woods? One team, I have 400. Okay. Right now, 800 for me. One team. Yeah, I see. 150. Okay. They see us. Go east? Yeah. Ag. There is a trap. No. Check. No. Another team, another team. 150. Yeah. They see us. Oh, fuck. Just cross east. Yeah. Medikit here? I don't know if you have a slot. I can't stack. Okay. I have one slurp, but that it's better. Okay. Come suggest? Yeah. On Jeepo, we can. They are fighting on 240. Okay. I build battle right now. I can try a shoot the of fancy rifle. Dusty and farm the. Okay. The rock. There is a team on this yeah, tower. Yeah, on the second dusty. Okay. But we need to farm. Yeah. I think he farm too. Yeah, yeah, he's farm. Okay. Go top. Follow. Okay. They are coming up. Okay, I have a top. One below me. Okay. Good. Okay, we don't have a zone. And we need to farm in the. Okay. The dusty. Okay, we can. Oh, behind me?
Oh god. No. Uff. One down. Yeah. One backstab. Careful. Okay. Dead. Yeah. Be careful. Yeah. Circle, yeah. Go circle. Okay. I can rift. Let's rift. Go. Oh. Okay. Nice. Go in the dust. They take okay, the rift too. Peek. Yeah. Oh. Peek, follow me. They try to shoot me. Coming. Oh no. I see you. Attack lag. Me. Oh yeah. Coming. Oh no. No! It's fucking lagging, man. I can shoot. What? Yeah. What the fuck? I can. Man. Too much. Oh my god. It was good, but too much lag this time. I take the shotgun, try to shoot, and it didn't. Yeah, no problem. My god, the zone, the server, no luck. Yeah. Che laggata stavolta. Orribile. Io raga ho premuto col pompa. Quell'hit. Ah sì. Per laggare gli altri. We have to leave. Because the spectate. Ah, I'm so sad for this match. Yeah, me too. Ci mettiamo in webcam. Ah. Ce l'avete giocato in capanna. Di nuovo, però. Quando fightiamo non c'è problema, raga. Quando si fighta, vinciamo il fight con chiunque al momento. Non abbiamo mai perso un fight 2 contro 2. C'è sempre qualcos'altro. In questo caso ci hanno rushato. Non ho fatto neanche in tempo a prendere le munizioni. Avevo 6 colpi dei colpi piccoli. Ma non è stato quello il problema, perché siamo scesi. Lui è instant morto per lag. Io sono sceso, ho visto il tipo, ho fatto pompa, sparo e il colpo non è partito. Poi sono comparsi dei muri e boh, non lo so. Ah, ma il problema è quello, cioè che tutta sta lag, ma te lo puoi giocare, cioè devi. Allora, in endgame la lag te l'aspetti, ma sei anche tutto camperato e tutte le cose belle. Eravamo a metà game, quindi perché lì c'è stata una laggata non ho idea, francamente. Infatti non mi sembrava che neanche lui se l'aspettasse. Aspetta. Oh my god. No, devo prendere scopes. There is a problem. C'è bisogno di mangiare un po', raga. Almeno riprendo un po' di energia. Peccato. Di nuovo, giocata bene. Belle kill, bel fight. Il tipo che mi ha attrappato mi ha fatto venire una paura. Oh, l'ho visto, come l'hai tolto velocemente, ho fatto aiuto. È stato spaventoso. Però hai visto che ho fatto così entrambe le kill io? Sì. Perché mi sa che tipo anche l'altro l'avevo tanto per 90, sì, la 10 HP. Sì, Steph sta giocando alla grande, cioè non c'è niente da dire. Per il livello che hanno gli altri player, tu te la stai giocando alla grande, che c'è sempre la solita sfortuna, porca miseria. Guarda, secondo me questa volta col Rift dovevamo volare via. Infatti visto che io me ne stavo andando, mi volevo allontanare, perché secondo me avevamo zone più safe, invece lui ho voluto scendere. Secondo me questa volta non era al top. Poi siamo morti perché ha laggato. Però io sarei andato dritto, francamente, lì. Ma ovviamente, ragazzi, seguo lui. È giusto così. Ah, un po' di cibo. 4 match di 6 andati. Quindi abbiamo altri 2 match. Mm-hmm. Speriamo di combinare un altro po' di cose. Mettiamo la stream. C'è ancora un po' da. Ma sai, credo che il match sia quasi finito. Perché non mancava molto. Eravamo abbastanza avanti nel match. Ok, qualcuno deve Houston. Che a te non piace. Quella è Houston. L'ho salvata. Senti, un sapore strano. Che non mi tornava. Cioè, che cosa hanno messo in questi ingredienti? Se Steph non le prende, prendiamo sempre margherite. Sono andata sul sicuro. Cioè, non le prendiamo mai. Mi stava per uccidere. L'ho chiesto io. Non è allergica, non le piacciono. Però sono troppe.
Guarda. Perché ci hanno preso 6 piccette? Ma che ne so, le ha portate tua mamma che ogni volta esagera. Che ti devo dire? Margherita, quella? Questa è free dal demonio. Non è il demonio, sono più... son buone le piccette. Io non mi sopporto, raga, non mi sono mai piaciuti né da bambina né adesso proprio. Ti dicevo, sentivo, è che non avevo ancora beccato Buster, perché sentivo un sapore, un retrogusto strano. Dicevo, che ha questa pizzetta di strano oggi? Questa essenza non ha retrogusti. Se ci vedono in webcam ci vedono mangiare. Lo so. Però almeno stavo morendo di fame. Ti hanno sempre chiesto di stare con la webcam, quindi almeno quando non si gioca ne approfittiamo. Beh, non sono abituati, Steph, noi siamo sempre con la webcam. Lo so. Ho una voglia di fare ancora match. È divertente comunque, bello. Vorrei un match dove dici ok, tutto in regola, vediamo come va. Però ci sta che non capiti, dai, in un genere di torneo. Sono tante le casualità. Sì. Tante. Con gente comunque di sto livello, poi il game, cioè te ne possono capitare tutti i colori. Assolutamente sì. Cioè senza lag probabilmente avreste vinto anche quel fight. Dai, che ha laggato a lui, ha laggato a te. Non lo so, Ero molto preoccupato per questi colpi di mini. Era come se avevo solo il pump in quel momento. E non so quanta gente avevamo intorno comunque, capito? Lui non ho neanche visto come è morto, però credo che la lag l'abbia proprio sterminato. Sì, penso anch'io dell'esclamazione che ha avuto. Comunque lui voleva farmare ancora, secondo me. Per quello ha scelto di andare lì. Anche se non ha. Aveva bisogno di ancora legna. Invece ho avuto un pensiero del pensiamo a sopravvivere adesso. Però ho sbagliato, perché magari sopravvivi in quel momento sì, ma tanto ti stai già precludendo che non riesci a vincere perché non hai abbastanza mazzo. Quindi alla fine te lo tenti della serie. Ci sta. Buona la pizzetta. Molto. Sto morendo di fame pure io. Che ore si sono fatte? 8 e 13. Sì, non è tardissimo per mangiare. Ma noi mangiamo alle 7, quindi cioè per me è un'ora in ritardo, immaginate la fame. Non è l'ora di insieme, in base a quando pranzi, quando c'è. Comunque divertente, non c'è niente da fare. Stanno scrivendo, quindi tra un po' probabilmente ti danno password, quindi fai attenzione. Esatto. No, certo che è divertente, ma secondo me infatti ha senso giocarcela anche solo per il gusto di vedere come va. Ha senso farlo anche per quello, nonostante poi ci sia gente fortissima. Però boh, anche per provare, vedere un po' come te la giochi. Provare a giocare comunque con gente forte che alla fine ti fa anche salire di livello, quindi. Allora, di sicuro una cosa è certa: se questo gioco riuscisse a permetterti di giocare questa qualità di gioco, sarebbe 100 volte meglio Fortnite. È molto più divertente. Ranked. Ha la giusta tattica di un Battle Royale. Fortnite normale va troppo ad avvicinarsi a un Call of Duty. Se questo genere è andato, è proprio perché la gente vuole anche della tattica nello sparare. Invece nei game normali non c'è. Quindi è davvero bello poter giocare almeno in un torneo la tattica e i movimenti giusti da fare è proprio figo. Ha smesso di scrivere il tipo. No, non stiamo guardando la stream, magari ci sono anche 5 minuti di pausa, non lo sappiamo. Avvitano. Che se c'è avvitano. Ah, ok. Vorrei mangiare un'altra pizzetta, ma la mangio dopo il prossimo match. Ok, allora adesso la conservo. Tu cosa pensavi? Che avrei fatto meglio o peggio di così? Peggio. Peggio? Grazie. E lo sopporti. Già che ti ho visto far kill per me è stato oh mio dio. Credo di aver fatto una kill almeno ogni match.
Vero? Mi sa che non c'è stato neanche un match. Cioè, con questo kill. Livello, secondo me è tantissimo anche già fare una kill. Cioè, avessi giocato io al posto di quel compagno, mi avrebbero asfaltato proprio davanti in retromarcia e sarebbero ripassati tanto da già. Io, io vedendo i full skirmish, cioè i summer skirmish, perché quelli abbiamo seguito bene, ho sempre pensato, secondo me i player che ci sono dentro sono molto più forti di me, ma per la modalità di gioco un player al mio livello può fare qualcosina. E alla fine sì, è vero, avevo il dubbio, ma sì, è vero, un player al mio livello può fare qualcosina per via del, della randomicità, sì, del tutta la tattica che serve, dei movimenti. Cioè, chi fa il movimento giusto è 100 volte più importante di chi fa una colonna alta a 100 metri in mezzo secondo, perché devi essere nella posizione giusta, altrimenti qualcuno ti killa. Sono morti questi, hanno smesso di scrivere e sono morti. Allora, no, ma infatti boh, forse, cioè te l'ho detto, non è che mo pensavo avresti fatto schifo totale, però sì, peggio. Cioè, secondo me te stai giocando molto bene. Sei molto, sei anche lucido. Stanno ancora giocando. Però non è che stanno giocando, 33 vivi. Vai, metti, metti. Per quale motivo? No, non lo so. Cioè, guarda il cerchio. Ti dicevo, cioè, mi sembri comunque molto lucido, molto, molto sicuro in quello che stai facendo. Quindi secondo me te stai giocando bene. E l'altro bicchiere? No, Steph, okay. Cioè, bevi, tranquillo. Okay. Io ho le mie cose qua appoggiate da un'altra parte perché non ti voglio disturbare mettendo le mani mentre giochi, quindi ho tutto da questa parte. Ah, dai, mi devo rilassare un po'. Abbiamo gli ultimi due, eh? Ho sì, abbiamo quinto e sesto. Sì. Ah, che bello, dai, ancora due match. Io mi diverto un sacco. Hai iniziato che eri un po' teso, però secondo me poi dal secondo game in poi si è andato, cioè, guarda la lag. Si è andato. Perché la sta laggando più del dovuto, non però? Non lo so. Guardate quanto è ingiocabile sto match, raga. Sì, ma anche nelle altre settimane del Force Skirmish che c'erano appunto, dove Stefano ha giocato, che c'erano sempre le stesse regole. Tipo, arrivavi al quinto match che diventava anche quasi inguardabile. La mia domanda è: perché quelli di Fortnite sanno che al momento non hanno delle prestazioni nei server per reggere un gameplay del genere e continuano a mettere un regolamento che porta la gente a camperare? Dico io, ti rendi conto che non lo reggi, metti delle regole che fanno fare kill? Non dico, ah, magari migliora i server, perché sinceramente ovviamente con i soldi esatto. che hanno c'è qualcosa dietro che noi ovviamente non gestendo un gioco così grande non possiamo capire. Però metti delle regole diverse nel summer skill, oh, le kill. Regole ti portavano di più a fightare, killare e così via, e la gente non si caperava, infatti era anche più piacevole da vedere e c'era molto meno lag soprattutto. Invece 23 così, ancora. Cioè, è proprio surreale da vedere. Guarda, ho fatto il modify da un... guarda. Si stava leggendo Steph da parte tua, praticamente hanno detto che la lobby verrà creata in 5 minuti. Ah, ok. Quindi, short break for our caster. Ok, 5 minuti di pausa adesso, raga. Godiamoci il match. Vuol dire che il match è appena finita. È appena finito. Non lo so, mi dispiace stare lì con la pizzetta. Infatti anch'io me la mangio dopo. Probabilmente me la mangio quando Steph sta giocando, che non mi vedete. Kingstar più Solar, 4 kill, già un punto, vivi, full shield, full vita, tutto a posto, grazie, arrivederci. No, c'è anche Kingstar. Hai detto Kingstar più Solar. No, è Solar il mate, no? Solary è il nome del team. Solary Ant. Hunter. Sono stanco. Solary Hunter e Solary, sì. Solary Kingstar. E le ho portato sfiga. Guarda che sta nomina qualcuno muore. Come mi dispiace. C'è ancora vivo quello di Gambit? Perché ci penso io. Quello che si era camperato. Quello che si era camperato nel bagno. Raga, io non lo perdonerò mai. Vediamo se c'è un Gambit. No. Perché è scarso. Comunque c'è sempre Mitro. Cioè, alla fine trovate sempre Mitro. Trovate sempre Kingstar. Adesso morirà anche Mitro perché l'ha appena nominato. Esatto. E infatti, guarda. Guarda, eccolo. Questa è la sua morte. Ha vinto. Ha vinto. E li devo nominare io, Steph. Guarda, sta ballando la capoeira. Li devo nominare io, il player. 6 kill. È forte. Wow. GG. GG, Mitro. Wow. Okay. Mitro in che. Non è da me. Non me lo ricordo. Ora non è da me. Io ho Domentus che non sta andando bene oggi. Mamma mia, ha preso quell'hit e stava per morirci. Bravissimo. Bravo. Molto forte. Vabbè, dai, quindi adesso vi
5 minuti. Faranno vedere qualche classifico o qualcosa. Farò vedere giusto come stanno andando i player. Cioè, anche per vedere come vanno gli altri. Non è da curiosità. Aspettiamo. Lei non è stata invitata questa volta in NA? Evidentemente no. Lei è una streamer, ragazzi, americana, e di solito viene invitata ai tornei. Magari questa volta non è stata invitata e quindi ne avrà approfittato per commentare. Carina che è la prima volta che è altissima sta ragazza. Cioè, guarda la seduta. Ma credo lo sia. Cioè, quanto è alta? 1,80 m sta ragazza. Cioè, guarda, la seduta è più alta di lui. Si parla di seduto. E cioè, destra è altissima. Vogliamo la classifica. Vikinga. È vero. Sia di lineamenti sia di altezza, che comunque erano altissime. Voglio un bel game. Non proprio lì che ci chiude. Il castello diventa la nostra fortezza e ci rimaniamo fino alla fine senza armi, quindi. Bello. Bello. Ai 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 ai. Ma ti ripeto, secondo me te stai giocando alla grande, Steph. Poi io guarda che ci sono comunque settimane in cui anche player tanto forti non riescono neanche a fare un punto, quindi, cioè, perché comunque, oh raga, la classifica qualcuno sotto ci deve stare, sono quasi tutti pro player, quindi vuol dire che anche i pro player ogni tanto gira male. Oh no, qualcuno è sotto lui! Ci deve stare. È lui! È lui il vigliacco! Il vigliacco del bagno! Il vigliacco del bagno. Era un bel match quello. Come che era un bel mi ha rovinato il full skirmish. Era il mio first match e io devo morire con uno che è in bagno a farsi i bisogni. No, a camperarsi. Ma a camperarsi. Vabbè, Steph, lo sai che qua si camperano. No, vabbè, ovvio, sto scherzando. Però sì, era molto ironica come scena. Penso che il consigliere sarà ricordando da qui a 10 anni. Credo manchi un minuto alla key, però poi abbiamo altri minuti di pausa. Beh, sì. Pochettino. Ma penso finiremo abbastanza tardi, sono le 8:30, un altro game più o meno secondo le 9, magari c'è un'altra, 9:30, forse massimo 10 finiremo. Dipende da quante pause fanno, da quanto durano. Non ho idea. Ma comunque altissima. Forza! Vogliamo giocare! Datemi uno scar. Ai ai ai. Allora, leggo un po' di chat, va. Vai. Però devo togliere la cattura schermo. Ok. Oddio. È 1,80 m sta ragazza. Sono andata a cercare la sua altezza. 1,80 m tonda. Dovevo togliere. Cioè, praticamente quanto te. Quindi immaginati quanto è alta. Allora, detto che era almeno 1,80 m. Il prossimo match inizia tra, fate tipo 6 minuti da adesso, da quando mi sentirete dirlo. Quindi dai, non manca troppissimo. Allora, ho visto oggi che le donazioni erano tantissime. La prossima, sì, scusate raga, è impossibile. Raga, io non avevo la dashboard. Io quando vi scrivo dal mio cellulare e quindi non riesco a vedere la dashboard e le cose. Quindi scusate se oggi non vi abbiamo nominato e ringraziato, ma comunque una live un po' diversa dal solito. Rispondo un po' a domande generiche. Due match che mancano, abbiamo fatto un punto, almeno 2-3 kill ad ogni match. Se ricordo bene non c'è stato neanche un match con 0 kill. Io mi sono saccato una kill per game per ora su 4 match, quindi almeno quella non è male. E prossima settimana non so se giocherò perché c'è un'estrazione. Di conseguenza, se verrò estratto, sì, giocherò anche la prossima settimana. Altrimenti giocherò la settimana dopo, che è la quinta settimana. Non lo so. Perché poi la sesta si fa in California. In California, quindi no. Noi non abbiamo dato disponibilità per andare in California, quindi la quinta settimana, non mi ricordo se solo o se duo. Fatto sta che la quarta è squad, quindi se giocherò dovrò giocare con altri 3 player. Sarà interessante in quel caso. E il mio impatto sarà minore. Però sai, 4 persone che giocano tra di loro per la prima volta. Ecco la classifica, scusate se non la faccio vedere. Fatto sta che rubassimo 3 punti in qualche miracolo divino e andremo nella top 10, Sì.
Sono Rianthor più Kingstar primi, raga, con 12 punti. 12 punti in vetta e Mitro secondo. Ve li avevo detti questi due nomi e sono lì. Ah, Windwalker però è nel tuo team. Ah, guarda, sono anche segnati. Terzo, quarto e ottavo al momento. Volevo vedere il tuo nome, dai, fatti vedere la parte dopo della classifica. Non sei tanto sotto, qua sono a 2 punti, tu sei 3 punti. Vi volevo dire, allora, il nono punto, cioè il nono posto ha 4 punti, il decimo ne ha 3. Quindi noi che ne abbiamo uno con 2 punti e ci avvicineremo. Eccoci, 23esimi è il mio dai, numero. Dai, ti prego, fallo vedere. Guardate, sono qui. Steph! I'm here. Volevo vederlo, cioè dai, cavolo, non lo voglio. Boh, è fino. Mi sto emozionando, è bellissimo. È un numero maledetto. Dovete sapere che a me il 23 capita. Io non lo so, non me l'ha neanche raccontato. Sa solo lui sta roba. Esatto. Non la dice a nessuno nel mondo. È tipo il 23, cioè stesso tipo i tuoi numeri maledetti e non so perché li usi come numeri. Però vedi che capitano. Sì, perché cerco di scacciare la sortuna, però poi dai, di solito mi becca. Ma no, magari da 23esimo sali a 17esimo, va bene. Non lo dire. Sali, sali. Il mio mate sta suonando il corno. Allora, non so cosa sta succedendo. 5 minuti di pausa vabbè, sono passati. Che c'è un po' di pausa, poverino. Che no, vabbè, lo vede anche lui. C'era anche lui. Ah, ce l'ho perso, sì, sì, certo. Cosa vi volevo dire? Quindi ci mancano 2 match da giocare. Se giocherò la prossima settimana sarò con altre 3 persone. Che sarà un delirio incredibile. Però è meglio squad. Però da una parte è meglio, dall'altra parte è tu un li peccatino. Segui? Magari se Miguel? Sono forti ti li segui dritto, Steph. Cioè è partita adesso la loro pausa, scusami però. Che sta succedendo? Cioè è partita dopo che dallo streaming si vede la fine, non dopo che effettivamente finisce, perché anche lo streaming ufficiale, raga, ha tipo 2 minuti di delay, quindi... Sì, è partita adesso, raga. Oh my god. Cioè, te la saresti dovuta a mangiare per forza. 8:18, sono passati 10 minuti e stanno partendo ora i cosi. Vabbè, dai. Ma mi faccio un pisolino. Ne approfitto. Mangiati l'altra pizza, approfittane. No, ma no, mi sa. Che poi ti viene fame e ti sei controllato. Sì, è tutto a posto. Che poi si sente male, questo sviene in live... E perdi. È tutto a posto. Ecco qua che mi vuole portare a perdere. Ecco, no, perché tu ogni volta che stai facendo cose, Steph, cioè, come sapete molti, al diabete non si fa i controlli quando è impegnato a fare cose. Quindi se non glielo ricordo io, questo non li fai, si sente male. Allora, 2 match e si finisce. Mi state chiedendo in tantissimi di cambiare la skin. Molti non vogliono chiappe lucenti. Però adesso vediamo un pochettino. Magari comunque metti la nuova. 2 match, non vedo l'ora di giocarmi gli ultimi 2. Sai cosa ti dico? È tempo di tryhardare. Questa è quella con cui ti trovi meglio. Allo zenetto, Steph. Lo so fare. Dai, quello ci stava a tenerlo. Con il ghiaccio. Dici? Ok. A me ci sta. Ok. Scia. Sicuro che quel mantello non ti dà fastidio. Si muove un botto in game. Ma io mi ci trovo bene, mi dà una bella fluidità di gameplay. Forse... Ah, guarda, Steph, hanno scritto. Ok, ci siamo, raga. Allora, hanno scritto c'è. Che il game starterà tra 5 minuti e comunque hanno iniziato a dare la password. Steph? Tranquilla. Non fa fesserie. Copia. Copia. Allora. La riprendo. Sono sicuro che te l'abbia presa. Un'altra volta per... sì, non la puoi vedere, quindi tu dici, ma l'ho messa giusta o l'ho messa sbagliata? E quindi ti viene l'ansia. Ok. E niente. 5 minuti e si parte col 5º match. Vediamo se riusciamo. Tappi tutto, mi mangio una pizzetta, ho messo lì i piedi. Ah, quindi è quello che tu stai aspettando. Per quello mi dicevi mangiare un altro, perché volevi mangiare tu. Cioè tu non pensavi a me. No, pensavo a te. Io non l'avrei mangiata ora perché sarei rimasta a chiacchierare. Quindi non rompo, io me la mangio quando nessuno. Cioè, quando, non perché non mi dovete vedere, ma perché almeno adesso ne approfittiamo per parlare. Tanto dopo devo stare zitta per non disturbare. Oh! Che appellucenti non lo poteva mettere perché secondo me non ce l'aveva. Ma chi ce l'ha quella schiccia? Secondo me ha avuto un acquisto di Steph, fine. Perché tutti gli altri che l'hanno acquistata, ragazzi, secondo me l'hanno rifundata. L'hanno rimborsata e quindi nessuno. Cioè, avete mai visto un appellucenti in game? Perché io gioco tante ore al giorno, non ne ho mai visto uno. Solo tu al mondo ce l'hai. Vorrei vedere le statistiche di quanti ce l'hanno, perché se anche io sarei curioso. Io dico che ce l'hanno meno della Galaxy Skin. Lo dico sempre scherzando. Sarei curioso però di vedere questi dati.
Allora, fammi controllare. Cattura schermo è tolto. Abbiamo soltanto poi la webcam da togliere. Mi dovrò anche smuttare. Se mi vuoi rimetto iniziare a chiacchierare con lui. Questa qua. Devo chiudere Fortnite Twitch, che altrimenti sento un patatrack di rumori. Questa ce la teniamo qua pronto. Questa ce la teniamo qua pronto. E raga, dai. Speriamo di riuscire a rifare qualcosa di bello. Sarebbe bello, sarebbe bello. Almeno la prima zona che ci dia la possibilità di farmare. Perché il problema è che non abbiamo mai il tempo di farmare. Dobbiamo andare in punti non ottimali della zona per farmare. E di conseguenza è sempre un problema. Quindi almeno una volta in cui la zona ci permette di farmare un po' e di prenderci un bel po' di materiali, star tranquilli lì, prenderci un momentino per bere una bibita, relax, camping, uccidere gente alle spalle, tutte cose belle. Snipperarli nella nuca. Comunque sembra che un po' le armi migliori siano quelle che possono one-shotare, perché chiunque builda benissimo. Ovvio. Quindi anche se ti esce una laserata di fucile d'assalto, non lo butti giù. Di conseguenza avere poi delle granate, un cecchino e così via ti sblocca la situazione, perché altrimenti il fight Infatti, dura ieri, quando hai annunciato che avresti giocato, mi ha fatto ridere nel community post un commento che ha fatto Steph: fatti insegnare da fare a spammare esplosivi. L'avevo letto anche io. Mi è piaciuto un botto, perché in effetti poi è quello che alla fine è davvero utile contro uno che costruisce tanto. Per buttarlo giù è la cosa migliore. Sì. Solo che questo match ho dovuto tenere il Rift to go più lo slurp, quindi ho visto. Ho dovuto ammalare sia granate che cecchino. Come on. Scriveteci che manca poco. Vogliamo giocare? Difficile comunque, parlo per i pro player, perché poi per me alla fine è facile la vita, perché non devo combinare chissà quanto. Let's go. 2 minuti. E rimanere concentrato così tanto. Cioè noi in questo momento siamo a 2 ore e 40. Quindi arrivi a 3 ore e mezzo, devi rimanere poi così. Conta che comunque molti, anzi forse la maggior parte dei pro player non streamano. Quindi comunque magari stanno anche un po' più rilassati, però comunque devi tenere una concentrazione. Cioè, pensa adesso che tu i 2 solari. Che sono primi, ma non sono così tanto avanti da garantirselo fino alla fine. Gli tocca restare a una concentrazione incredibile. Deve essere tosta. E vai, mi smuto. Ok, a dopo. Ops, ho sbagliato. Ah, ok. Let's go. Yeah. We are 23 in the ranking. Yeah, I see. It's not so bad. Okay. We need 3 points for go the top 10. Yeah, just one good game. Yeah. Just one time with the zone that. Yeah, for me. We need that. Yeah. Or we need 2 llamas or something like that. Oh, it's very good 2 llama. We need a dance. Yeah. Ooh, we are in sync. Yeah, me too. Allora 2 minuti. Ok, I think 1 minute. Yeah. I love this emote. Yeah, me too. Stand by again. He's starting. Okay. Nice. Let's go. I don't know why there it was so many lag at the middle of the match this time. Oh, normally there is a lag only at the end. Yeah. More people in the new last zone. Yeah. Oof.
not bad bus. I drop and stunt. Okay. Wait 2 seconds and go. Oh. A lot of people? Yeah, a lot of people, I think. Okay. Can play pleasant, lazy. Okay, one Joe Motel. Okay. And one Joe Junk, I think. Okay. I have started to open the the glider for C. Play a Newcastle. Okay. Let's see. The other time I make a feint. There is a free rift on the castle. Okay. That's good. Oh. Take the rift and go on Ted Man, I think. Two more people play a Newcastle. Okay. You can go on Ted? Yeah. Okay, let's go Unted. It's better than Newcastle. Oh, I miss it. There is a team for sure on Junk. Yeah, one team Junk. Ooh, double chest here, nice. Ooh, silenced this car. Oh, nice. Okay. This zone is not bad. I have 1 mini. Nice. Yeah, the zone is good. Okay, I'm full shield. No, nice. I have a assault rifle for you. Okay. Oh, I have minis. Perfect. Take that. Did you M4? Thanks. No, I have. Okay, 2 chests. Okay. Okay, I have a nade. Slurp here. You stack? Yeah. Okay, let's go the house. Okay, yeah. I focus on farm some metal for now. I have good farm. Okay. They take the rift of Burger, I think. Oh, big shield. I can't stack. Oh, 2 big shield. Ooh. You can take it? For now, yeah. Coming. There is a grenade here. Okay, I'm coming. It's here, the big shield, yeah. Yeah. 2. 1 and 2. Lol. Okay. So I have 2 big shield and 1 slurp. Okay, it's good. We don't have a heal.
Be careful for fight. Ok. There is a vending machine, but it's epic. So I think that it's better than to use that. Can I check? Yeah. Another big shield. Oh, nice. Okay, no shield. Oh, yeah, no shield in the chest. Wow, nice. Let's go. Yeah. Do you wanna take the rift from the castle? No, I think Jank, Jank player go in the rift. Okay. And the zone is not too long. Okay, yes. And we can farm. The rift is good for the long zone. Yeah. I just think about that for skip Pleasant, because I don't know how many players we have here. He's fighting too early game. The advantage. Beep, 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 beep. 500 for me of woods. 500 too. Oh, two people, 100. Okay. Careful. I go in the house for farming. Yeah. Okay. Go we can soon. Go for shadow. Don't take shadow. Okay. Storm coming. One flying sud. Just go here and farm. Okay. There is a chest here, but I can take that. Can you stop, please? I see them. You have a scope, careful. Yeah. Okay, moving. Ooh. Oh. So close. Yeah. They are here. I check just. Okay. Oof. Okay. I think that's better if we. People. Be careful, okay. Yeah. Just follow him in slow. Okay. They are here. Okay, 100. Okay, take top. Go sud, that's good. Beep. Oh, Pinaichi, I think. Wow. Yeah, I take it. Yeah, nice. Okay, big shield. You have three big shield? I have three. Okay, I drink it. Okay.
Okay, let's go. One second, that, I see a shotgun. Okay, I take it. This part is not looted. Oh. Wow. I take the chest. Oh, Jack Jack. Oh, nice. Stuck? I have a slurp. Take it. Okay. Nice. It's better. Yeah. Okay, let's go in the river. Go in the blue point. Don't have the rift and launch pad. Yeah. Okay, no, just follow. Okay. Just circle. Yeah, go circle. Okay. And wait the news. Hey. There is 57 people, it's good. Yeah, small. There is a team on 60 on the mountain. Yeah, probably. Yeah. Let's see the zone. We have a lot of shield and heal. And that's good. Okay. Okay. Not bad. Maybe we can try to take the shadow. Mm. Or do you prefer this run? I prefer the run and oh no, good job, good job. Ooh, a team. Oh no no no, ah, people, no, no, people. No, no, no. Run north. They are two different team. Go blue point and circle. Okay. Go below the mountain. Oh, one team close blue point. Okay. It's here. Just go. There is a team here. Yeah, just fighting. Do you see them? East. Okay. Let's go to Shaker. Okay. Okay, it's very good. Okay. And just focus southwest. He's fighting and gun. Okay. You can take a kill. How many woods do you have? 50. Someone here, suit. 500. Okay. Where? I don't see. They are under the mountain. I see them walking, but I don't know if they come here. Yeah? Oh, yeah. Okay, let him. Oh! He's down? Low, low, low! Oh, he's dead! Nice! They are shooting me! You have a P90? You can come? Yeah. Oh, take P90. I have a rocket. Okay. Take a rock. 100 rock. Okay, it's very good. Well played. Okay. I can take the big shield or the jug? Big shield, big shield. I take both of them and drop the sniper. Okay, it's good. We don't have a heal, though, so check is good. Yeah. Okay, okay. I have rocket. It's I have. Oh. There are, yeah.
At top? Yeah. I don't see him. Can I try nade? I think that it's on 105. Yeah. Okay. Nice. Susan is very good. Yeah. Go extend. Follow me. Okay. The materials are not so good for me. Yeah, okay, I can drop you. Okay. You're good? Yeah. They are still up, I think, on Southeast. One drop. Oh. Yeah. Okay, I see them. Yeah, me too. Do you have a lot of bullets? Yeah. I need a little bit of medium and mini if you have. Thank you. You have a rocket? I need two more. Yeah, two. Nice. Okay. They are still them. This is a repetitive sniper. Okay. Okay, they just expand the... Oh, fuck. Oh. It's a bad zone. Just wait 1 minute and run. Okay. Now we need a miracle. Something like a rift to go underground. I don't know. Yeah. It's hard. Unlucky. What do you wanna try? From the right or from the left? East. East, east. Okay. Just run the mountain and go here. They are still on... Oh! It's not for me. Okay. 20 seconds. Okay. Follow me? Yeah. Go. I hit him. Okay, nice. Go on top. Follow me. Okay. Okay, we are good. I have a high ground. I'm very good. Okay. I have the high ground. Behind! Okay. It's good, it's good. Don't fight. I use format. I use... Do you want something? Yeah. Okay. Thanks. You are very good position. Okay. Right?
Below, below. Oh, one down. Nice. Oh, rocket. Careful. I don't have a kill. The new zone. We need to go into Dusty. Okay. That's follow me. Go below. Yeah. Follow. Oh man. Oh fuck. Oof. My bad, my bad. We're off the high ground. It's very good. Okay. Headshot! There are low. Careful, careful. Yeah. You have the high ground, you have the high ground. Follow me. Okay. You have a chug? Yeah. Throw it. Go in the new zone. Careful on top. Yeah. Okay, 14. Oh, look the zone. It's very good. Yes. I have 11 rockets. Okay. Be careful. Three seconds. Go in the new zone. Okay. I have 300 mats. Me too. Careful. Yeah. Follow. Ah, we don't have the materials. Oh, hunter. Oh yes. No! No! Let me. Upside. Oh, here. Coming. Lol. Lol. Yes. Good. I have no mats. Be careful on top. Go sud. Okay. Okay. One dead. Two dead. I hit. A lot. 2v2, 2v2. Okay. Oh, no! Oh, come on! One is here. One on you. Okay. No! 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 So close, oh. Man! Yeah. We get 3 points. Yeah, good job. Man, so close. I'm sorry. I get one that was still like with me, and I didn't expect. Yeah. It was camping a lot, it was totally stupidly here. Oh my god! So well played, close! Bro. Very good game. You are a beast, man. You are a beast. Good job. Thank you.
Okay, free pots is very, very good. Yeah. Let's go. Right now we are close to the 10 position. If we made another good game, we can go on the top 10 for sure. Yeah. Whew, good job, good job. So good. Mamma mia! Che poi io lì ho urlato sempre. Anche io! Anche io! Raga, mamma mia! Te sto tremando! Aiuto! Io pensavo ce l'avesse fatta! È una bestia! Lui è una bestia! Sì, ma anche tu lei l'hai giocato bene! Non te l'aspettavi quello alle spalle! Non però dai, hai giocato, guarda, bene! Io fatto bene! Io non so se ha fatto rumore quello lì, ma proprio non ho neanche reagito perché non me l'aspettavo lì! No, non me l'aspettavo lì! Ti è cambiato in bocca, Steph! Dai, io... secondi, però! Quanti chilometri avete fatto in tutto? 4! Abbiamo preso 2 punti di posizione perché siamo arrivati secondi, quindi 2 punti per essere arrivati secondi più 4 kill, quindi 1 punto di kill, 3 punti in un solo match. Ottimo, siamo a 4 Steph, punti, siamo nella top 15 al 100% in questo momento. Grandi. Raga, sto rosicando come un maiale per quello lì, ci sto rosicando troppissimo. Me ne fossi accorto, lui non sarebbe andato così basso e avrebbe killato l'altro. Sto rosicando troppo, ci è andato così vicino. Però mamma mia, raga. Mamma mia. Siete stati bravissimi, bravissimi, Steph. Comunque un ottimo risultato, eh. Un ottimo risultato. Io a sto game non gli davo 5 euro, eh. A sto game non davo 5 euro. Anch'io. Siamo partiti male per partire male. Vabbè, Steph, cioè, tu stai giocando alla grande. Io non so cosa dire. Ti ho detto, io pensavo avessi giocato peggio. E invece, cioè, con la tensione che c'è, io sto a guardare, ho ansia. Cioè, pensate voi. Quindi, grande, Steph. Ma raga, io... questo è stato un bellissimo game. Secondi, non pensavo mai. Raga, secondi è... cioè, adesso ovviamente stanno vedendo loro in questo... in questo momento quello che è successo. Però raga, cioè, immaginate che secondi in un torneo così, in un game, è... cioè, spettacolo, spettacolo, è tantissimo. Che poi hai visto che ha vinto Mitro. Sì, porca miseria, Mitro. Se ci prendevamo la win, raga, eravamo top 10 praticamente assicurate. Andavamo col per 2 sul secondo. Sul secondo match, cioè sul prossimo. Quindi... però dai ragazzi, bel game. Cioè, secondo Steph, è incredibile. Beh, lui è bravissimo. È davvero bravissimo. Peccato perché ho un po' tiltato perché non avevamo più mazz e non avevo colpi. Quindi lì ero un pochettino così, ma secondo me il tipo che io avevo là non ha mai fatto un passo. Secondo me... Io avevo la zona. Voi con Solino avete sentito, quindi non lo so. Avevo la zona che fa tanto rumore, ma non credo di aver sentito dei passi di un player lì a fianco. Quindi io quando ho visto il mio mate scendere giù e ne ho visto uno giù, perché uno l'avevo già visto, mi ha fatto siamo 2 contro 2, ha fatto ok, saranno entrambi sotto. Anch'io me li aspettavo sotto. E invece c'avevo lì. Peccato. Però raga, è bellissimo. Davvero, raga, bellissimo, bello. Cosa, cioè, ti avevo detto? Metto sta skin e tryhardiamo. Pam. No raga, cioè comunque secondi in un torneo del genere, in un game, cioè hanno fatto 3 punti. Ok, ok, abbiamo già tutto. Allora, un attimino. Grande Steph, grande. Vai, ti stanno facendo tutti i complimenti ovviamente. Che spettacolo. Bellissimo. Allora. Oh, alla fine Steph si sta facendo la sua figura nel torneo. Cioè, datemi ragione, ma secondo me sta facendo la sua figura. Cioè, per essere che è stato invitato come influencer, non come pro, secondo me sta facendo la sua bella figura. Ok, ready. Io sono di questa idea. Non ho neanche mangiato la pizzetta alla fine perché ho detto no, aspetto Steph. Cioè, sta giocando. A me non piace mangiare da sola. Io aspetto sempre Steph. A 3 ore e 10 di live. È la live più lunga che abbiamo mai fatto. Bisogna tenere la concentrazione. Ultimo match. Ci giochiamo, raga, la top 10. Io non ho voluto guardare la classifica in questo momento perché sono soltanto pensieri in più. Sappiate che se ci facciamo un punto, siamo quasi sicuramente nella top 10 del torneo. Andiamo a prenderci i soldi, andiamo a fare punti per il club, ed entriamo nella 10. Let's go. Come on. Yeah. I'm pretty sure that with only 1 point we are on the top 10 for sure. So, close. So good. We have to play this match very well and up on the zone because come on. Yeah.
Our final match on of the night will be starting in 2 minutes. Okay. Okay, let's go. I love this skin. Yeah, me too. It works so well for this game. And now we need to dance. Beep, 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 beep. Our audience actually is crazy for the match. They didn't expect that we can go. You have the scoreboard? No, I didn't see it. Okay. I don't want to see it. Because if I see that we are something like 11 right now, I can play it worse. So just make some points and try to take that top 10. Okay. Okay, 1 minute. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Actually still 20,000 in life. Okay. Let's go! Yeah. Okay. Again, stand by. Yeah. Oh. We're on 9 now. We're on the scoreboard, bro. 9? We're on 9. Oh my god. No, man! Oh my god. Oof. We need 1 point. 1 point, and we are for sure on the top 10. I think, yeah. Let's go, bro. Yeah, let's go. Go top one, boys. Let's go. Let's go, let's go. But still stand by. Come on, Epic. You want to play this match? Yeah. Who is writing? Okay, let's go. Okay. Yes. We have to fly a lot. Play Newcastle or Junk? It's hard to understand where they want to go. I go and cheat. But you go Junk, you can take Newcastle. Yeah, I'm looking them. I see a llama, but it's hard to take. And it's near to Junk Junction. Okay. I think that they drop on the castle, so I can go to take the llama and take the loot of Junk Junction. That is really good. Okay, yeah, take they Newcastle?
They are on Castle and me on Jank Jackson, okay? Okay. You can rush me. Yeah, maybe loot a little bit. Yes. And we have a rift that they can't see because it's under the mountain. The zone. Yeah. We have just to check what they will do. Because they can rush, but they can stay up and farm. But I think that they will rush. Okay. If possible, loot fast and come here. Stuff, man. Okay, nice. For now, I don't have good stuff, but I have to farm a lot. I have a shotgun barrel for you. Ah, nice. I play semi-auto bloom. Check the Newcastle. Oh, he's looting more. You okay. See him? See, I see too. I think he's not a good player. Yeah? Why? He didn't push. Okay. And the Newcastle for two players is very bad. Yeah. You can come on Hunted. We have more stuff. Nade, barrel. Yeah, I can coming. Scar. Wow. Coming. Of course, I have a lot of bullets because I take the llama. So if you need something, the point. They are still farming. I see them. Okay. It's good. It's good. Yeah. Coming. Yeah. Go blue point. You have master. Okay. I take a big shield from here. Okay. Do you want 6 grenades? Oh, I have 6 grenades. Oh, so stack it with and go to 10. Thanks. On blue, okay. Wow, so many stuff. Yeah. Okay, I play with this. I don't know if they are still farming, but I think yes. Yeah. Go farm the wall. It's more rock. Okay. Do you need some bullets? No, I'm very good. Okay. Chest here. More grenades, okay. I have 10 nades, it's good, I think. Yeah. I have actually 4. I don't know the name. Stink bomb. Careful, you are here. For castle. Yeah. See him? You don't take your barrel? No. I prefer okay. the tactical. Okay, me too. Because the reload
With treats, it's very hard. I fell versus Chixi because I have a barrel. I have 600 rock. Wow, me 50. Well, okay, 5. I hate the numbers in English. Me too. $600 now, and $700 of wood. Okay, thanks. And $300 of metal. That's it. Very good. Yeah, yeah. Okay, take rift. Okay, going to Pleasant. Okay. Do you wanna go to farm metal on Junk Junction? Yeah. Oh, nice! Wow! Let's go. It's my game. After actually, junk, we can check the rift on top mountain. Two chests on junk? Yeah, yeah. I loot it not fast. Too much that. Yeah. Okay. Because I come to you. This is good. Yeah. We have a zone. Play safe, it's very good. I have 100 rock. Oh, mini shield you can stack? I have a slurp. Okay, take what do you prefer? Okay. It's better check. Coming. Hey, I have a rift and nade. Oh, I can stack. No problem. I play just auto and as a rifle, you can take SMG blue. Huh, yeah. Where is? Ah, okay, I see it. It's just chest. Nice, perfect. The barrier is so worse. Six minis. Nice. There is the minigun for 300 of metal. I can't stack. Yeah. Dead nade. It's very good. I open the chest and we can go. Rift to go here. Yeah. I drop the stink bomb. Then nade. Yeah, I drop the stink bomb, the free stink bomb for take the rift to go. Okay. Ah, I have a rift. I can stack. Ah. Yeah. Lol. Perfect. Ah, the stink bomb! Oh yeah, okay, out of zone. Take it, it's okay. One 100 rock, 100 meta. For me, 900 of wool, good. 800 of rock and 700 of meta. Oh my god. Yeah.
Do you want something? No, no, it's good. Okay. I go from the wood. Oh, that lag. Yeah. Player east. Okay, yeah, see. Okay. Go top on the mountain. Oh no, just wait 20 seconds for the next zone. Go on cheat. Fortified player, it's very good. Yes. There we go. Take. Oh. We have to walk. Okay. Can try the mountain. Yeah. Blue point. I think it's team one on the mountain, but go try it. It's a very good position. Yeah. With two rifts. One sec, that I see if I can take again the grenades, because now I have one free slot. Okay, let's go. Yeah. Where are little grenades? Where are you? I didn't see. Well, for now I take the hunting rifle. Okay. Oh, one team blue point. It's okay. Just go here. And okay. Circle. Mini here? Do you have 10? Yeah, yeah. Okay. No, no. I have 6. Ah, okay. Go the house. We can farm it. Okay. Oh. There's a big castle here. Yeah. Oh, there is Klinga. I take yes, it. Chiki, yeah. Goodbye, hunting. I open the chest. Oh, do you want minis. Some traps? I have 5 of it. Yeah, okay. I'm coming. I'm pretty sure that you use it better. Thanks. Let's go. Yeah. Okay, let's go here. Oh my god. Yeah, it's so big. Yeah. Come. They are still building on it. It's good. Oh. Okay. Oh! God. What the fuck? My god. Oh, he's spamming. No, it's okay. Didn't push. Okay. Oh my god. I'm so- Oh no, he's pushing. Fuck. My bad. It's a pro player. Yeah, I read the you name. You can't fear, you can't fear. Oh my god, 2 rift. Go circle you. Oh, shit. Ah, oh, so bad. Me.
you, nice try. Left on mountain. Oh, well played. Okay. The top is not in zone. Yeah. You can extend. Oh, shit. I have to try. Oh, I see you. Oh. Go on top fast. Good job. Okay, you have in zone. Okay. Ooh, all right. Oh, look at the zone. Oh my god. Now it's hard. Oh my god. Just let Bilo pushing the zone and you follow him. Okay. 40 seconds. Fighting. Okay. You can run, I think. Go in the zone, bro. Yeah. You have zero kill. It's not worth to take one kill. I fear too fast, yes, of them. But let's go. You can do it. For now, I just run. Yeah, just run north. Don't see him in the back. Okay. Let's go. Okay. Okay. He focused you, I think, yeah? My bad, it's my fault. He one shot me with Barret. So unlucky as fuck, I have 2 rift. Yeah. I'm so sad. Yeah, me too. We have to leave. Oof. My teammate have 10 kills. Right now? Yeah. Wow. It's 1 kill for half the record. Ooh, there is a prize for it, I see. Yeah, you try it. That's good. We have to hop on the 10. Look the stream official. Yeah. 10 kills. Oh my god. It's so much. There is 50,000 for that. Oh, I'm so sad for the last game. Yeah, but when I farm, I think it's too good. From 10 nade to rift. Yeah. And I take the headshot of Barret. I'm so sad. Yeah. Me too. We have to pray and hope for the 10 position. But with another good match, we can try to take a better position, but no problem. Yeah. Kingstar again, 4 kills. My god. Yeah. It's insane. It's Hunter killed me. Yeah, I see.
I leave to them one kill. Play so aggro, what the fuck? That's nice. They're making sure that they're catching up to Mitro, who we actually haven't seen yet. But Mitro and Slug EU both have zero eliminations, but like I said, these guys go. Raga, al momento. Aspettiamo ovviamente di vedere la fine del match. Dopo la fine del match avremo la classifica. Prima del match eravamo noni. Abbiamo fatto 0 punti in questo match. Ora dobbiamo vedere se ci sono stati molti team sotto di noi che sono riusciti a fare punti, o se siamo riusciti comunque a prenderci almeno il decimo posto e quindi andare sia in classifica sia a Montepremi. Ovviamente un peccato incredibile che siano riusciti a sniperarlo, però non so se avete capito chi erano, ma erano proprio Kingstar e Hunter, quindi il top del top, i primi in assoluto, probabilmente i player più forti al momento in Europa. E ce li siamo trovati proprio di fronte lì, che lo hanno sniperato. Oh, oh my god! Just two kill with a rocket, what the fuck? And they kill Kingstar. Oh my god, it's my mate, let's go! 12 kills and they make the record. What the fuck? So fucking good. Let's go, into gym! Oh my god. What a good rocket. Yeah. Oh my god. So good. He revenge me. Yeah, it's true. Freaking star and Intel. 12 kills is amazing. 15 alive. They are trying. Who? So much momentum, and when, like, when you have two players that have this much adrenaline, this much momentum, like, they're hot. It's hard to do much against. And oh, right away. Oh my God. Oh, Julie's dead. Oh, no, Minigun. Jules is just leaving him. I think that's the right play. Yeah. These guys, those two had a lot of momentum against them with the guns that they had, and he's like, no, I'm gonna bring around the Rosie on you. You have 3 points. Mitro is still alive. Lou and Raziro have a high ground. It's Frog Knight. Yeah. It's good. It's good. And Dementos too, I think that it's still alive. I read his name. Okay. Yeah. It's alive, Secret Dementos, that it's still with us. Kidstar and Hunter, they picked up 2 points, so at minimum they're tying right now. They just have those two, but they do have that multiplier. Yes. So two more eliminations, and then that's gonna multiply for the Secret of the Men's, another kill. Sure. And, then, I mean, obviously looking for and Razeru too is with us. He wasn't looking for those 3 points for number one. 12 eliminations. Jules is hungry. Yeah. Oh my god. <He's> so greedy. What the fuck? It's on rage mode right now. Oh! Oh, Lou just went down with the ball. Makes the edit. And right away, it's just replaced. That kind of tactic is hard when you're playing against someone that's just as talented as you are. Yeah. And I mean, look, he's got ammo for days. He's gonna be able to keep punching through but this wall. But look at his resources. Only 41 metal. He just ran over as someone who could knock. He don't have mats. He knows which wall is his. Now he's... Oh! Oh my god! Nice try. Okay. Dementos, 6 kills, and they probably get the top 2. Oh my god! The medikit! No! Razeru that is still for Knights. Nice. Yes. But I don't know. We are top 10. I don't know. I just don't want to read the 11.
It can kill me. Oh, it chucks the last game. No. No problem, fuck, man. I'm sad. Me too, but it happens. Bullshit. They won 50,000. Especially in duos and just well executed, great shots. Now we have to wait, I think, 10 minutes or something like that. And I mean, cherry on the top, finishing off Kinstar and Hunter. Like, I know. Wow. And I believe he also got the knock on Mitro. So he got dropped down, and then remember there was like all of a sudden a triangle over him, and he's like looking. My mate with win 50,000 doors. Yeah. Oh, two, man. What the fuck? It's so good. Yeah. And they are top 10 too, I think. So, more money. I don't have enough time. Top 10, it's... Yeah, so it wasn't... They didn't have enough time. Yeah, because one was already knocked. Yeah, and you can see that he basically started till the moment. 70,000, 500 dollars. Wow. For two players. Yeah. There's, I'm surprised he didn't go for the limp, but he must have dropped right when he went down. Yeah. He's like, drop in it. Oh. Yeah. Victory Royale! Oh, gosh. Kenny, amazing. There's so much to talk about. Man, this okay. makes me want to play Fortnite so bad. I know. Where's the PC? Where? All right, we have it in the back. We got some in the back. Yeah. Let's take a look. Today's been crazy. Been a lot of things as we finalize the final standings. Let's relive some of these incredible moments throughout the day. Oh, these guys are al momento stiamo aspettando la classifica. Con la classifica scopriremo se siamo arrivati nella top 10. Prima del match eravamo nella top 9, quindi eravamo noni. Se la gente sopra di noi non ha fatto troppi punti e quindi ci ha superato, riusciamo ad andare nella top 10, andare a premio, fare punti per il club, sarebbe incredibile. Nel mentre, se non avete capito di cosa si stava parlando, il suo compagno con cui gioca sempre hanno fatto il record di kill in tutti i 6 match, cioè quindi le kill più alte dei 6 match, facendo, mi pare fossero 12 kill, e hanno vinto $50,000 soltanto per quello, più i soldi che... Questi sono i suoi compagni. Questi due sono. Il Go è uguale a quello del compagno di Stan. Penso che lui giochi normalmente con Julez. Mi è parso di capire. E invece poi stavamo tifando perché Secret Domentos e Razeru sono dei nostri club e sono arrivati i primi e i secondi, quindi hanno fatto sicuramente altri punti per la classifica e quindi comunque il nostro club sta andando molto bene. Ovviamente andrà visto come vanno quelli in NA, però noi prenderemo comunque dei soldi a priori da come va oggi tramite il club e quindi meglio va il club più monte premi comunque prendiamo anche noi. Ma metti la webcam però, non tanto, sono spenuti solo quel... Essere decimi sarebbe incredibile. Ma in generale, raga, esserci anche solo andati vicini, perché di fatto abbiamo il dubbio, quindi ci siamo vicini, è fantastico. Tra poco abbiamo la classifica. Dai, comunque c'è, cioè, fino a prima di sto match eravate noni, che è un risultato incredibile a Steph, quindi capisco comunque ora la delusione, perché... Cioè, anche facendo solo un punto probabilmente lo avresti assicurato al 100%, però secondo me hai già fatto tanto. Cioè, ve la siete giocata alla grande, dai, Steph. Sì, è stato un peccato trovarsi proprio a fronteggiare il top del top. Quello è stato un problema. È un peccato perché avevamo tutto. L'unico match dove è andata a fortuna... Abbiamo perso senza fare nulla. Avevi Matt, stavi benissimo. Avevamo Matt, avevamo le armi, avevamo L'equipe, tutto. I proiettili, quindi ha fatto sta andando troppo bene. Era il match, avevamo tutto. Vero. Quindi, vabbè, dai, ci sta, Steph, ci sta. Che poi mi sarebbe bastato restarlo perché avrebbe usato un Rift to go e saremmo comunque andati un attimino via. Ma quella la sforza, l'hanno subito rushato. Vabbè, giustamente loro hanno rushato, è ovvio, certo, che rusha, gente del genere, sono forti. Hanno tirato le granate mentre correvano e sono arrivati, non c'era nulla da fare. Mi chiedo se avrei potuto fare io qualcosa lì poi da solo, però non so. Era davvero una situazione difficile, mi servivano 4 kill o arrivare alla top 10.
Era dura e... stavi ancora più o meno in mid game, erano sì, tipo una quarantina. Mi dispiace non aver fatto quella kill, quello che avevo sopra, gli ho tolto 90 su 100. Quindi sì, mi è dispiaciuto un sacco, però comunque è stato divertente. È stato divertente, non mi aspettavo neanche io che saremmo andati così tanto bene. Mi ha sorpreso anche a me. Beh sì ragazzi, cioè dovete contare che comunque Steph è la prima volta che gioca con gente così forte, con un compagno che ha conosciuto solo ieri, quindi comunque non è semplicissimo comunicare, specialmente in una lingua che non è la tua, anche per lui, perché comunque è francese, quindi anche lui deve comunicare, sì, con una lingua che comunque non è la sua lingua madre, quindi secondo me è andata bene, dai. Comunque... ti ripeto Steph, secondo me te la sei cavata. Quindi comunque vada, hai giocato bene, non hai giocato male, hai sparato sì, bene. Sì, ma se leggo delle... undicesimi. Lo so Steph, però... ma se leggo undicesimi, mi va bene tipo tredicesimo, e dici vabbè, dai, vabbè, non Steph, c'è la speranza. Saresti potuto arrivare a cinquantesimo, non rompere. Lo so, ma solo la top 10 prende qualcosa. Lo so. Ovviamente non è questione di del montepremi, raga, o cosa del genere, è proprio una questione di soddisfazione del personale, essere stati utili per il club, quindi aver portato punti al club, che comunque è la competizione più importante, ma la cosa più che main. I soldi facciano comodo al tuo compagno. I soldi fanno comodo al mio compagno, comunque... Quindi anche per quello ti fa piacere vincere, non tanto per prenderli per te, ma per dargli comunque una persona che ha accettato di giocare con te, molto forte, che quindi comunque se l'è voluta giocare, giustamente. Ti fa piacere anche per lui. Che ansia. Poi sto sempre veloce a farti vedere le classifiche. Sempre molto... Anda a cuore il fatto che tutti stanno morendo lì ad aspettare. Un mal di pancia, capito? Ah, vabbè raga, dobbiamo stare tranquilli. Crociamo le dita. Aspettare e sperare di essere nella top 10. Molti dicono che siamo quindicesimi. Potrebbe essere uscita. Non ho idea. Vado a controllare se c'è già up nel sito. Ah, eccoci. Quindicesimi. Oh. 15. Yeah, I see now. One more points and it were 11, so still not 10. No problem, man. You make an awesome game at the match before. Yeah. Sorry, I try my best. Thank you for the invitation. Thank you for everything, man. It's very fun. Yeah, it was. Thank you. GG and bye-bye. Bye-bye. Ciao, ciao. Vabbè, dai. Top 15 dell'Europa. 4 punti. Un punto dalla top 10, perché il decimo ha fatto esattamente 5 punti. Steph, comunque, quindicesimi su 50 team. Non è male, cioè 15 è tanto su 50. Il maledetto del bagno sta trentesimo. Almeno su quello gli hai fatto 15 posizioni sopra. Dai Steph, comunque guarda che dopo di te adesso la classifica stava scorrendo veloce. Ma ho visto tanti nomi importanti che già conoscevo, quindi non hai fatto un brutto risultato. Cioè quindicesimo su 50... con tutti che sono fortissimi, secondo me è tanto Steph, 4 punti non sono pochi. Capisco che ti dispiace tutto, ma non sono pochi. 15 su 50 ragazzi è tantissimo. E vabbè raga, è andata così. Dai, almeno è stata una bella esperienza, hai provato a giocartela. Secondo me non è andata male, perché ripeto, Steph poteva essere il cinquantesimo, invece comunque è stato il quindicesimo, che è tantissimo. Dai, è andato bene. Sì, è comunque una bella esperienza. Ti sei giocato comunque un game con i migliori giocatori europei, praticamente, perché ce n'erano davvero di fortissimi. Quindi, dai, secondo me è stato bravo, ragazzi. Cioè, io ve lo dico, secondo me è stato bravo. Capisco che ora sia amareggiato, perché eri lì dalla top 10 e comunque sono stati noni prima dell'ultimo match. Però, secondo me è andata bene. Ah. Sono molto contenta di come è andata questa sua giocata. Rosico. Vabbè, consolini, fatto sta, ci siamo fatti 4 ore di live. Come speravo, è stata un'esperienza davvero incredibile. Questa è la win contro il mio amico. È stato davvero bello, mi è piaciuto un sacco. Non vedo l'ora di farmi la seconda settimana in cui verrò invitato. Non so se sarà la prossima o tra 2 settimane.
Però è stato bello, mi è piaciuto un sacco. Abbiamo zippato di pochissimo il farci una win nel torneo, che è una roba incredibile. Aspetta, cioè, secondi, ragazzi, ha fatto un game in cui sono arrivati i secondi. Quindi, cioè, Steph, capite? Vedevate il suo nome in classifica tra i primi 20, se la vogliamo dire così, perché poi sono stati quindicesimi, quindi non è andato bene, Steph, dai. Ci sta, ci sta. Dai, ragazzi, è amareggiato, cioè non ce la facciamo a tirarlo su di me, quindi non ce la facciamo. In ogni caso, ci fermiamo e domani escono tre video, dato che oggi non abbiamo fatto in tempo a pubblicare Steph Ferre perché avevamo la live prestissimo, quindi non, certo, c'era lo spazio. Certo. Poi durava quattro ore, quindi era una roba incredibile, e speriamo comunque che vi sia piaciuto il torneo, non vedo l'ora di giocare la settimana prossima, sì, o quella, ragazzi, dopo. Appena Steph dovrà giocare vi riavviseremo, sì. Ovviamente, come abbiamo fatto, vi avvisiamo qualche... cioè, appena sappiamo vi avvisiamo, infatti abbiamo messo subito un community post, quindi vi faremo sapere. Spero vivamente che sto gioco metteranno le ranked, perché è davvero molto più divertente, non c'è niente da fare, si conferma una roba stra divertente, è stato davvero bello, quindi niente, super felice, grazie mille per averci seguito fino a qui. Sono le 10 di sera, quindi è tardissimo, quindi ci fermiamo e ci andiamo a riposare un po', che domani abbiamo una bella giornatina. Esatto. E niente, ci vediamo domani con tre video. E piango. Ciao, buonanotte, smetti. Ciao ciao.